Stunka sta provando a rientrare. Stunka, se mi senti, sto andando in Twitch. Ok, siamo in modo. Sì, ma non è su Discord. Però se sta guardando Twitch, mi ha sentito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, andiamo in Paist. Ma che è IC002? India Charlie? Ah, È un allievo. ma chi? Non me lo ricordo. Nomino. Non mi ricordo manco io. Può essere Crazy o quell'altro ragazzo che pure lui c'ha India Charlie, quello Ma scusa, tra un India Charlie e l'altro non c'è differenza. sì, c'è lo 001, 002, 003. Allora. Ma non mi ricordo chi è. Il 002 è quello nuovo. Perché mi stai venendo addosso, Valerio? Ti sto bene. Quanto mi piace quando scoppietta il motore. È un po' divertente. Pensa al moschito, scoppiettano due motori. Troppo bello il gioco. Stai streamando? Yes. Ah, aspetta che ti apro la scheda. Twitch. Yes. Zeus Nero 68. Eccote, ecco. Ok, vai in pista e decolla. Devo pure una cosa in chat. Firma io? Sì. Dicendo perché prima che si continua a dirmi non ce ne frega un cazzo, vuoi per quegli 8 lì ci fate la fattura. Io ho detto sì, ma capisce che io gli faccio una fattura per quell'ordine d'acquisto che voi avete già pagato, ma non importa, lei mi faccia una fattura contenente solo quegli 8, facente come riferimento l'ordine d'acquisto che in realtà poi non ci sono, è come se fosse aggiunto. esatto, e fa con un numero di fattura che volete voi. Aspetta Io che dico abbasso il volume di segue, perché no. Ok. Zeusa? No, scusa, mi stavo a spegnere il volume di Segway. Vabbè, si è sì. spento da solo. No, si è spento da solo comunque. Va bene. Ok. Manetta al 50%. Barra la pancia, 80 Barra nodi, la pancia. centralizzi leggermente a picchiare. Oh, ah! Ok, vabbè, ce l'ho fatta, dai. Siamo decollati in tandem. Più o meno. Io stavo a destra e sono finito a sinistra, tu stavi a sinistra e sei finito a destra. Perfetto. Ok, ci mettiamo in sottovento, sinistro, rallentiamo a 150 nodi. Sto rallentando. Aspetta che diminuisco anche qua la Dobbiamo fuel. entrare in sottovento prima.
Buonasera piloti. Guardate, attenti! Guardate, placciare, Avete presente Arra Arra? Quella roba. Uguale. Allora, Lorenzo, se sto ticciando. anch'io, guarda, 5 minuti ci sono anch'io. Stasera è tutto confermato? Non lo so, Zeus, Come non no, lo sì. so. Come non lo sai? Sono un po'. Tanto ci entriamo e vediamo. Com'è che non sai quello che devi fare stasera? No, non lo so. Non lo so. Sono un po' cotto, ma io sono sempre cotto ultimamente. Arrivato la sera sono. Vado a Cuba, Lorenzo, magari. tu che c'hai Amazon Prime, abbonati al mio canale, tanto è gratis. Come si fa? Cazzo lo so, muovi da me, tu che sei un twitchatore da 10.000 anni, mi vieni a chiedere a Allora me come si devi. fa. Come ti Lore? Allora devi collegare l'account Prime Gaming all'account Prime Amazon e poi devi collegarlo all'account Twitch. Cioè, vabbè, scusami, devi collegarlo direttamente all'account Twitch, no? Ah, vedo complicato. Poi. La vedo complicata. No, 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 è semplice. no, lo facciamo, lo facciamo, lo Vai facciamo. su Prime Gaming, Adesso. colleghi l'account Twitch ed è fatto. Carrello e Flap, Valerio. Ah, vero. Con cosa siete? TF51 stiamo facendo volo informazione con volo lento. Carrello e Flap estesi. Comunque mi sa che non si overshootano più di tanto in quest'aereo qua, perché tra l'altro si possono usare anche come aerofreni, quindi boh. Basta che mantieni 150, vedi, mi è scesa la velocità in virata e sto ridando manetta. Sì, a me pure. Infatti ho perso velocità perché ero dietro di te praticamente. Basta che gli dai una spuntatina di motore e mi raggiungi, no? Sì. Cioè, serio, si controlla in una maniera pazzesca. Benissimo. Cioè, bene o male? Meglio. Però decidi un posto, a destra o a sinistra, Valerio. Quando viri mica è facile. Basta che dai gas, che l'importante è mantenere i 150 nodi. Voglio vedere più vicino possibile. Sì, ma vai più a sinistra, sennò mi piglia la coda. Segui. Ciao. Allora. Mo se India Charlie riesce a capire quello che stiamo a fare, ci riesce anche lui. La velocità è diminuita. Gli do Ho manetta, anzi, notato, grazie. livello. E che mi metta a guarda fuori perché è bellissima vedere il TF in formazione. È difficile però quando perdi velocità perché mi butto No, ma direttamente. quella è stata colpa mia perché ho messo la visuale esterna per vedere. Lo vedo, lo Per capisco. vedere Tranquillo, però. Cerco allora di starti lontano così puoi fare. Cioè non troppo lontano, lontano giusto. te. Se tu rimani sulla mia ala sinistra. Proviamo ad andare all'atterraggio, alla sinistra, anzi alla destra, vai sull'ala destra. Ok, Sì, vabbè, comunque è un ottimo espediente per stare in formazione come aereo, adesso proviamo a fare l'atterraggio. eh. Va Se bene. tu riesci a mantenere la posizione, io riesco a mantenere la velocità. Az. Ui. Ma chi è che parla con Nero, me? c'hai lo stesso problema di prima. Pare che stai, non dico nell'oltretomba, ma quasi. Il microfono mi ha messo in bocca, però. Ah, in bocca va messo, ecco perché. Vedi, quando si mette in Aia bocca si Bologna. sente però.
Nerone, Dimmi. ascolta, ti passo la missione. Riesci a fare l'auto? Aspetta, ti cosa fai? Ti Sì, dai. ricordi quel lavoro Allora. Ok, tolgo manetta e comincio a scendere per l'atterraggio, Aspetta, Nerone, stai lì. Volevo quasi spiegarti cosa Ah, fare. ti sto percettando, compa, ti sto percettando, compa. L'hai tolta la Vuoi che lo manetta? facciamo insieme? Sì. Va bene, dai. Dai, Facciamo compa. insieme. Facciamo insieme. Allora, fammi andare. Allora, facciamo così. Adesso avvio la diretta. Stai lì, eh. Allora, facciamo così. Stai lì, Nerone. Stai lì, eh. Allora. Passiamo sul canale sotto, così No, sì, ti. aspetta un secondo, abbiamo 7 minuti. Ti Allora. dico quello che devi. Anzi, potremmo cominciare forse. No, beh, le facciamo insieme. Mi vedi dallo streaming jazz? No, Allora, io aspetta. ti dico prima. Diciamo così, io ti spiego delle cose. Si fanno così. Aspetta, ti porto giù, aspetta. Vai. Dimmi. Mi Ah, hai portato senti? giù me. Ah, Zeus, ho spostato giù. Siamo atterrati insieme. Ottimo, ridecolliamo. No. Stessa configurazione. No, ho scassato la pala. Vabbè. Perché hai frenato? Non lo so. Perché mi viene istintivo, compà. Mi viene istintivo frenare, capisci? Sembra una cazzata, ma mi viene istintivo. Che si è buttato? Chi è che si è andato? Sarà India Charlie. Oracolo 17, Cho Cho No Ru, chi è Cho Cho No? Che è cinese, giapponese, che cosa? Oracle. Vediamo dopo, ragazzi. Ciao. Ciao Giuseppe. Ciao, ciao. Diga. C'è un sonno della Madonna. E dormi, cazzo. No, non mi piace dormire. Comunque, con quella configurazione fare il volo in formazione rimane molto semplice. Ah, voglio. Secondo me anche senza carrello si può fare, eh. Oh, Carrello subito, esterno. subito che devono portare varianti alle mie idee. Una cosa, guarda. No, no, no. Sì. Sì. Ma secondo me tu sei paranoico, Zeus. Beh, cioè. Ti sto di. No, non è così. Ti sto di so. Che Il si può volo fare lento così? si fa così, col carrello fuori e full flap, quello è il volo lento. Ho capito, ho detto, te sto a dire che si può fare, secondo me, anche senza carrello. E già diventa più difficile perché l'aereo è meno frenato. Appunto, te sto a dire, il prossimo livello è farlo senza carrello. Cazzarola, vacca boia, E poi ascolta. senza flappi. E poi senza flappi. Ma sicuramente il 50% del lavoro è fatto una volta che tu riesci a capire come orientarti sul cockpit per guardare il tuo amico, per stargli accanto, per guardare dove coincide la sua ala col tuo finestrino. Poi, Cazzarola. adesso se riesci ad andare in volo, prova a bloccare la visuale su di me, col punto sul tastierino numerico. Sì. Però lì Compagno. diventa un po' più difficoltoso perché non c'è più riferimenti della cabina fissa, quindi se si sposta la visuale, devi fare un po' di addestramento con quel tipo di visuale.
Comunque mazza, se è difficile. Comunque compa, a te può sembrare una presa per il culo, però io ti giuro, compa, allora l'L39 riesco a trimmarlo, ma il C101 Però è strana sta cosa, capito? no. No, non è strana, Uno compa, per non è quanto te strana. lo volevi appoggiare, è comunque una cosa strana. No, compa, non è. È un aereo difficile il C101. Non è semplice. E ta 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 ta
Ok, mettiti in volo lento, adesso guidati la formazione, io provo a starti io in... Aspetta. No, diminuisco il fuel propeller qua. Devi parlare italiano con me, Giovino. Il propeller, come si dice? Dove ce l'attiva, bene? Il passo dell'elica. Devi Esatto, mandare tutto avanti. ok. Vabbè, la metto un poco sotto io di solito, ci do un dito sotto. È sbagliato? Però quando si fa volo lento il passo dell'elica va portato tutta Lo metto al massimo, ok. avanti. Al minimo. Al minimo o al massimo? Il minimo è tutto avanti, Ah. Valerio. Quando l'elica ha poco rallentamento vuol dire che sta al minimo, Certo. Metto un poco di velocità ora che sei dietro di me. 150 nodi, porco Sì, scusa. zio. Ho capito. Metto i flap. Questo metto un poco di velocità. Perché mo sto aggiungendo i 100 flap? nodi mi hai fatto scendere, non stai a 150, vale. Ciao. Fammi uscire tutti i flap. Sì, ma vai a 150 nodi, ma come cazzo te lo devo da dire? Guarda, mo fra poco atterra sull'acqua, a terra, guarda. Niente, Tipo... 150 nodi non ci riesce a farli. ho capito, un minuto. Ok, 100 nodi sta lì. Ok, un momento. 150, la gallina canta, lasciatela cantare. Ma io ti lascio sbattere perché non ti sopporto più, guarda. Ti lascio sbattere perché non ti so. 150 Ah, ma allora sei infame, sei. nodi, oh. Oh, torna verso l'isola, vaffanculo. E torna verso l'isola. E 150 nodi. E torna verso l'isola. Era bello verso il mare. Macello, macello. Stai bene? L'importante è che c'hai la velocità inchiodata a 150 nodi. Io sono a 150 nodi spaccati, eh? Perfetto. E sono pure livellato. Però Bravo. mo dobbiamo salire un poco. Preparati ora. 150, controlla la velocità, dai manetta, porco zio, dai manetta, a chi cazzo lo dico? Ho messo la manetta. E
È lento a prendere velocità, compà, perché Mi siamo. rimetti il passo dell'eliga tutto avanti, in fa zoccola. È tutto avanti! È tutto avanti! Non grida cazzaro la vacca, boia! Cioè, se ci sta a vedere Stunka, stiamo a fare una figura di merda, eh. Ho detto che sono a 150 nodi livellato, sono fermo. E io sto. Vai, fai un passaggio sulla pista. Vedi che siamo belli così. Livelliamoci. Sulla pista devi andare, che livelli? Ho capito, ma ci passiamo al contrario. No? Fa un po' come cazzo te pare, basta che mantieni 150. 150 spaccato. Calcola che ogni volta che fai manovra la velocità può diminuire o aumentare. Certo. A me qua il variometro segna zero. A me del variometro in questo momento non me ne fotte un cazzo, è la velocità che devi mantenere. 159. Ok, ci portiamo poco poco avanti sul mare e poi facciamo manovra proprio verso l'aeroporto. Sì, insomma, fai un pochino di quota, no? Poco di quota. No, dopo sto filmato te lo devi rivedere. Che? Come perché? Volo informazione. Ah, vabbè. È bello, lo so. Ma in questo momento sono a 150 nodi spaccati, né perdo né guadagno, grande. Però sto salendo di altezza. Vedi? Ok, possiamo cominciare a virare verso la pista. Fai quota prima. Ancora? Sì. Ok, ci livelliamo. Ok, facciamo prova verso la pista. Velocità? 100. Aspetta, sto montando un po' di. Ok, 150 nodi. Avevo aumentato leggermente la velocità. Ok, roll out. Diminuisco la velocità perché fuori. 150, 150. Grande!
Volevo fare una cosa, ma ne è uscita un'altra. Sempre 59, no? Sempre 159. E perde quota. Perché stai perdendo quota? Volevo avvicinare verso la pista. Ciao, buonasera. Buonasera. Voilà. Comunque questo Octagon c'ha un FV190, mi sa che vuole venire a rompere le palle. Chi è? Quel tipo Octagon. Vabbè, noi Guarda lì. stiamo disarmati, se fa qualche cazzata lo butto fuori. E perde quota. 3 ore a dia, fai quota, sta perdendo quota. Guarda, 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 guarda. Volevo fare un passaggio bello basso. Ma annuncialo almeno, Hai ragione. no? Red Black, se vuoi venire con noi, stiamo facendo un po' di volo lento col TF51. Quello basico, non armato. Esatto. Ci provo. Non è il mio aereo preferito, penso. Non volo mai. Guarda che sono belli. Ma Proviamo dove ad siete? atterrare. Lorea Air Zeus. Proviamo ad atterrare. Fai un passaggio adesso, dopo ci ripresentiamo. 150 nodi. Mantieni Ce li ho. così che mi accendo una sigaretta, eh? Stai diminuendo la velocità? E No. ti sto superando. Allora lamento io che te devo dire. Io sono a 150 nodi spaccati. Non si muove la lancetta. Ottimo. Optimus. Guarda che bel volo radente. Chissà perché vuoi fare il pizza all'alberi. Che mi piace. Bene ragazzi, ci siete? Il Roger. Oh, benissimo, vi dico Ok. subito che in questo momento siete in diretta, eh? Allora Quella. io vado, sì, io vado un attimo, un attimo, io vado dentro il nostro server, in Transformation and Refueling Caucasus. Adesso arriviamo anche noi, Lorenzo, dacci un secondo che Sì, atterriamo. tranquillissimi, tranquillissimi. Io intanto, se volete, mi sposto di là. Quando siete pronti, venite giù. Ok? Intanto io faccio tutte le mie accensioni, le mie prove, tutti i miei discorsi. Con che Va bene? vogliamo? Con cosa vogliamo? Allora, guarda, allora io volevo fare due cose. La prima è fare volare il Mirage. Volevo fare proprio anche casomai un volo in formazione con Mirage, provare un Roger. attimo l'accensione. Casomai vi faccio vedere quella che è la mia accensione che ho messo a punto in questi giorni, se volete. Poi facciamo un voletto e poi voglio provare anche il 16, fare delle cose con il 16, K, come dicevo prima. Valerio, vai all'atterraggio e se ne va per mare. Vabbè, 2 secondi e arriviamo, intanto Lorenzo. sì, io mi sposto giù, voi fate quello che volete e Ok, dovete. Ciao a tutti. a dopo. Valerio, rientra immediatamente alla base. Va bene. Immediatamente alla base. Intanto mi sto a collegare. Red Black, ma dobbiamo cambiare server, dobbiamo andare con Lorenzo. Appunto. Oggi si sente pescatore, Valerio. Ma un altro po', scende un altro po' e vai ai pesci con l'acqua. Ma a me piace il volo radente, ce lo so. Sì, ma devi andare all'atterraggio, non ci puoi arrivare Sto arrivando all'atterraggio. piatto. Tu segui a me, non ti preoccupare. Io sono A me il capo l'ultima volta che mi qui. hanno detto non ti preoccupare, mi sono chiappettati la moglie. Però sei ancora qua. Stai tranquillo, non ti preoccupare. Intanto trunghete, trunghete, Mamma mia. Ok. trunghete. No, stavo l'informazione, dopo te lo devi andare a rivedere, Ovvio.
Piuttosto mi sono salvato il video dell'F14. Roger. Sto a Fabile, compa, non è difficile. Velocità, velocità. 150 nodi, compa. Sei tu che prendi velocità. No, no, io sto a meno di 150 nodi. Ci sei? Sì, sì. Ok. Allora, se io sono come... Io sono davanti a te, quindi non devo levare manetta, però... 150 no, ma è difficile capire sto fatto. Devo atterrare, però. Non posso levare manetta. Atterra, atterra. Se atterro con te, però, non tu posso... Tu rimani a sinistra e ti ho superato. Bravo. 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 Non lavare manetta da quando sei in pista, perché sennò ci piantiamo. La devi togliere una manetta fatta col TF. Tu rimani a sinistra, io rimango a destra e vedi che non succede nada. Però non è procedura. Ma va fangulo, te la procedura. Col TF devi togliere la manetta, sennò non atterri. Guarda che stiamo belli tutti e due sulla pista, vedi? Che se tu mi hai worshipato. Qualcuno non ha mantenuto i 159. Vai, cambiamo server. Cambiamo server. Scendiamo giù con Lorenzo. L'inizio veloce lo si fa in questo modo: si mette questo in STH, ok, vado un pochino più indietro, vedi che le coordinate lui le ha già prese, lui ce le ha già, per questo è un allenamento veloce. Non faccio l'allenamento lungo perché lo farò direttamente in un tutorial, per il semplice motivo che è talmente lungo che ci vogliono 8 minuti, però vedi che qua lui ha già messo le coordinate, vedete, latitudine e longitudine sono già presenti. Molto bene, computer di bordo metto su STS, no, vedi che prima va fatto validate, ok, e poi va messo su STS. Adesso è partito il conto a rovescio. Questo conto a rovescio è quello che noi andremo a vedere anche quando facciamo l'allenamento lungo, e impiega veramente tantissimo. Adesso vedrete che piano piano questo comincia ad andare giù. Chi è entrato? Chi è entrato? Moi e Valeriano. Oh, buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera. Sto facendo l'allineamento del nostro velivolo, del Mirage. Mirage. Ho messo... Oh, ecco, è partito. Benissimo. Adesso andiamo qua, accendiamo anche questo. Ragazzi, chi vuole venire con Mirage lo pigli, accendiamo tutto. Ma niente, se io non lo so accendere. Allora, ce l'hai? Sì, però non mi sono... monta sul Mirage, che aspetti? Una tanica centrale, Lorenzo? Una tanica centrale, poi diciamo lo standard, quello che trovi il primo. E poi vi faccio l'accensione, facciamo così, rifacciamo select roll. Allora guarda, la facciamo di nuovo insieme, guarda, così vai, anzi ritorno dove ero messo prima, select roll, e la rifacciamo insieme, guarda. Ok, allora la facciamo proprio da zero insieme. Allora, prima cosa, F2, U accentata, Grand Crew, Ground Electric Power On. Andiamo a dargli la corrente direttamente dalla Ground Power. Poi U accentata Ground Crew, Rearm Refueling, date il vostro nome, quello che vi pare, mettete la vostra livrea. No, andiamo con le livree uguali.
Sì, vabbè, allora io ho usato la prima, quella di default. Ok. Io ho messo Air Intercept. In più ci ho messo la tanica. Praticamente select loadout, Air Intercept. E poi ci ho messo in più soltanto la tanica e il punto 5. Ok? E fate ok. Adesso vi faccio vedere l'allineamento iperveloce di questo velivolo, ok? Allora, e poi andiamo in volo. Aspetta, mi sta ancora riarmando perché io ho sbagliato. Vabbè, hai fatto il ramp power? Grazie, Boh. Allora, entriamo, vai tranquillo, entriamo all'interno, tu vedi che ce l'ha già tutto acceso l'aereo, però non è vera questa cosa qua perché le batterie sono certo. ancora spente. Allora, pedestal di destra, diciamo in verticale, c'è cioè butt reset, ok? Main power battery switch, quel switch rosso Sì. lo tiri su, ok? Bene. Seconda cosa, ti sposti a destra, scusa, a sinistra, in alto. Sul pedestal in cima c'è la radio, lo vedi che c'è scritto FFHQSTDLGN. Metti su FF, cioè chiami la radio, ok? Accendi la radio, si trova nel canale 2. Ok, sì, va bene. Chi è che ha acceso? Ho accentato io, pardon. No, porca miseria, Zeus. Poi ATC, Kutaisi, Request Startup. C'è sempre qualcuno che accende, Aspetta, 1-3-4. La FF però me la dà 2-4-3. Ah, ok, questa è tipo la No, FOM un... UHF. Sì, la metti su Ok. FF. Poi, Perfetto. seconda cosa da fare, perché noi dobbiamo andare a chiedere l'accensione, siamo stati autorizzati, subito sotto questo pannello, infatti non è un caso che sia subito sotto, hai le levette dell'illuminazione anti-collision. In questo momento li puoi mettere anche off, nav light su low e light, formation lights su low. Io l'ho messo in inglese, Vabbè, sì. eh? Ok? Se vai a vedere fuori, le aeree sono accesi, ok? Sì. Tutte le luci accese, Perfetto. perfetto. Adesso che abbiamo acceso le luci e tutto, facciamo questo allineamento veloce, vedrai che è veramente Ah, si fa velocissimo. l'allineamento prima di accendere il motore qua. Sì, perché accendere il motore e fare allineamento significa consumare carburante. Io preferisco stare in volo, capito? Grande. Per questo io faccio sempre con la Grand Power Unit, perché voglio consumare meno carburante possibile. Allora, andiamo sul pedestal di destra. A un certo punto, verso metà, hai un pannellino che c'è scritto auto manual, lo Sì, vedi? ok, sì. Esattamente sopra c'è STSN, eccetera, eccetera. Tu porti il rotativo che in questo momento è su on, off, lo porti su STH. Ah, ok. STH. Che Sì, cosa sì. vedi? Vedi che il pannello in alto, Sì. quello dove c'hai l'inserimento delle coordinate, lampeggia e ci sono già delle coordinate già inserite. Se vai sulla keyboard, shift di sinistra K, e vai nella terza pagina che ti si para davanti, vedi che le coordinate che hai su pilot sign out sheet sono le stesse, quindi lui le ha già messe dentro, ok? Perfetto. Adesso andiamo su. Tra l'altro dovrebbe aver messo a posto anche l'altezza. Perfetto, infatti, perfetto, va benissimo. Adesso clicchi su VAL. Vedi che c'è un tasto che si chiama VAL. Clicchi lì sopra e si spegne a ligne. Vai giù e sposti dove avevi STH, sposti in STS. A questo punto, hai visto, no, che c'avevi STH. Sì. Il rotativo da N, quello di destra, lo porti a STS. Vedi che il tuo pannellino c'è scritto 100. Il pannellino dove mettere le coordinate c'è Sì, scritto 100. 100. Adesso, se aspetti qualche secondo, noterai che si spegne.
Anzi, scusate, scusa, che va 99, 96, 95, 94, 93. Va velocissimo. Si allinea immediatamente. Allora, intanto cosa fai? Vai nel display centrale, esattamente sopra il display centrale, ci sono delle levette. Due levette, una a destra sotto la off e l'altra sotto CCTL. Li porti tutte e due su. Ok? E poi porti su, sempre nel display centrale, vedi che ci sono a destra dei pulsanti cerchiati di bianco, metti su TDF. E si accende proprio il display centrale. Ok, quindi hai l'orizzonte artificiale, diciamo, acceso e poi hai il display centrale acceso. Intanto io non so il tuo contatore, ma a me è già arrivato a 12, 11, 10, ormai ha finito. Adesso ti faccio vedere una cosa. Adesso arriva a 0. Basta, è arrivato a 0. Quando ce l'hai a 0, vai sempre su quel panelino dove ci avevi scritto STH, sì. STH, lo metti su nav, ok, e poi in quello STS lo riporti su N, normal. Boh, adesso noterai Aspetta, che dov'era? Dov'era? Scusami. il tuo pannellino lo porti quella, quello che era su STH lo porti su nav, Ok. e quell'altro tutto a destra da STS lo riporti a normal. Ok, che sarebbe il Ok? primo, cioè l'ultimo, sì. Sì, è l'operational mode. Ok. A questo punto te vedi che il tuo HUD si è acceso come ti aspetti che debba essere. Sì. E anche il pannello centrale diciamo, è acceso, anche se ha ancora qualche problema. Allora andiamo a risolvere questa problematica qua. Andiamo di fianco alla manetta, tutta a sinistra. Tutta a sinistra. E dove c'è scritto warm up c'è una levetta fatta a V. Sì, ah, ok, questa cosa del radar mi Il sembrava. radar Sì. lo metti in warm up, Ok, te lo riscaldiamo. Sì, fino a qua ci siamo. dopo lo metteremo su stand by quando ci saremo. Bene, a questo punto l'aereo è pronto per l'accensione. Abbiamo finito quella che è un allineamento di circa 8 minuti. L'abbiamo finito a tempo record, ok? Perché è così. Adesso andiamo a accendere il velivolo. Allora, pannello di destra. Anzi, facciamo prima alcuni controlli di cabina, ok? Proprio per vedere che sia tutto a posto. Allora, davanti a noi, vicino al variometro e vicino alla pallina tonda, quella dove dà l'orizzonte artificiale, c'è un Norm e spin. Porco cane, qua suona sempre qualcuno. Margherita, norm e spin. Quello lì è il fly by wire. Ah. Ok, quello lì deve essere portato su norm. Aspetta, vediamo se già su. È già su. Sì, scusate un secondo, scusate un Sì, con secondo. calma, tranquillo. Anzi. Dimmi. Facciamo lo stesso domani se viene altro, dai, Ma facciamo sì, facciamo ancora pure. quello, facciamo viene Sono altro con le d'accordissimo. bambine, giriamo lo stesso, Sono non d'accordissimo. parlo, facciamo lo stesso, ok. Vai. Ciao, Ciao, buon viaggio, ciao, ciao. buon viaggio. Grazie. Eccoci qua, ci risuono. Allora, a questo punto, perché sono quasi solo a casa, a questo punto facciamo dei controlli per cabina. La prima cosa, abbiamo visto che il fly by wire va bene. La seconda, vai a vedere tutto a sinistra che il paracadute sia in posizione avanti. Ok? Ok, Ok. Poi, perfetto. tutto a destra, hai il freno di parcheggio, è proprio tipo il freno a mano da 500 di Sì, una già, volta. sì, Lo con porti in presente. alto, Ok. ok? Parking brake. Allora, poi engine shutdown di fianco alla manetta c'è un tasto rosso. Lo vedi? Un tasto rosso. Sì. Lo premi in modo che l'engine sia in shutdown assolutamente. Aspetta un attimo. Sì. Grande. Ok, ci siamo. Questo punto, capite perché io le dirette la sera a quest'ora faccio fatica a farle, no? Allora, dopodiché, buonasera. Ciao. Siamo praticamente pronti. Adesso cominciamo a accendere il velivolo. Vicino al
al display coi numeri che abbiamo lì di fianco, sì. Abbiamo tre levette. Una che si chiama EP, Emergency Power Pump, Hydraulic Pump, e la portiamo in avanti. Si spegne già una lucina, ok? Ok, poi Warning System Switch lo portiamo in avanti. L'altro il pitolo lo facciamo dopo. Andiamo in ancora più giù. In fondo abbiamo l'instrument panel che possiamo accenderlo. Vedo che c'è scritto console light, possiamo accendere a discrezione le luci. Subito sotto hai una specie di buchino. Tanto qui senti già che ti viene fuori fail. Hai una serie di diciamo così lucine. Scusa, c'è un buco dove c'è un tappino rosso, sì, due tappini rossi. Allora, sposti prima tutti gli switch, tutti a destra. Abbiamo acceso le pompe. Poi sposti quello invece dove c'è scritto LP main clock, lo schiacci e lo mandi giù. Apri la sicura a quella specie di tappino rosso che c'è, e poi schiaccerai. Ti dico che... Aspetta, non me l'apro la sicura. Ah, ecco, ok. Sì. Devi andare in alto. Sì, okay. Sì, ok. A questo punto, dunque, noi andremo a schiacciare il tasto. Lo terremo premuto per qualche secondo. Subito dopo andremo a mandare, andremo a mettere in posizione in avanti la nostra manetta. Noi abbiamo i freni di parcheggio attirati, in più abbiamo wheel chocks giù. Quindi non ci muoveremo assolutamente. Quindi manda avanti un pochino, ok? Quindi schiacci per qualche secondo, guardi davanti a te che i giri motori aumentano. Quando arrivano circa 10, dai un po' di manetta. Una luce vicino al contagiri, la percentuale, no? L'RPN comincia a accendersi, vedi uno start. L'aereo si sta accendendo. 31. Aspetta, ma non parte. Aspetta. No, tieni premuto e mandi un pochino avanti la manetta. Proprio avanti, proprio di un po', come se tu volessi partire. No. Aspetta un minuto, forse mi sono... Allora, schiacci. Allarmi. Ok. Ok. No. Perfetto. Ok. Adesso l'aereo è acceso. Dimmi quando sei acceso. Vatti a fare la doccia. Per fare la doccia con i capelli, vabbè. Non me lo fa, porca vacca. No, allora tieni prima, allora, porta tutto indietro la manetta, sì. Schiaccia e manda avanti la manetta. Tieni premuto fino a che non arriva a 5-6 e poi manda avanti la manetta. Ma premi col mouse di destra o di sinistra? Di sinistra. Io sto schiacciando, però non parte nessun giro. Che mi sono perso. Torna tutto indietro. Sì, no, dai un po' di manetta. Allora, fai schiaccia su tasto shutdown. Ok, lo schiaccio qua. Ok, okay. Adesso rischiacci la manetta. Chiudi il tasto. Schiacci il tasto. Ok, sì. Beh, ecco, adesso adesso mandi avanti. Perfetto. Manda avanti, si sta rispegnendo. Olè. Adesso okay. Sì. Adesso l'avevo premuto poco fa, strano. Bene. Però poco fa l'avevo premuto pure, Lo shutdown, vabbè, ok. Vabbè, che grande, dai. Però questa non la sapevo. Allora, a questo punto noi siamo abbastanza arrivati. Andiamo sempre sul pedestal di destra. Abbiamo un tappino alzato. Ti ricordi che c'erano... Di fianco a dove inseriamo abbiamo due levette, abbiamo una terza, quello è il tubo di pitot, lo buttiamo giù, il pitot adesso è on. Adesso andiamo a fare i controlli per quanto riguarda il test delle, come si dice, del fly by wire e dell'impianto idraulico. Partiamo con l'impianto idraulico, giri tutto a sinistra, dietro la manetta, in fondo ci sono... c'è un pannellino che c'è scritto ELEC e HYD, è vero? Sì, elettronico idraulico, okay. Perfetto, tiri su prima
la cover rossa dell'idraulico e mandi lo switch in test. Attendi qualche secondo che ti venga fuori una luce verde. Intanto puoi andare a vedere che, ecco, si è accesa la luce verde a me. Vai a Ok, vedere che anche a me. adesso vai a controllare un attimo il pannellino A degli destra. allarmi, tutti a destra sopra come si chiama questo qui? Dai, Il pannello degli allarmi, sì. ok, si sono cominciati a spegnere un pochino di lucine. Sì, tranne l'idraulica. Andiamo. Adesso ritiri giù la cover, ritiri giù la cover e fai la stessa cosa con l'elettrico. Metti su on, sentirai beep, 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 beep. Spegni e aspetti sempre la luce verde. Quando c'è la luce verde, tiri giù la cover. Bene. Ok, luce verde. Ok, adesso. Accendiamo l'RVR. L'RVR si trova sotto al pannellino dove abbiamo inserito le coordinate. C'è uno che si chiama Mode, quello lì FF. Ah, ok. Sotto c'è l'RVR. Lo porti sul quadratino. Ah, Poi. ecco, io me l'ero impostato come tasto sulla cloche. È grande. Poi lo po porti avanti quelle tre livette, le metti su, li metti avanti di uno scatto. Ok, E perfetto. il rotativo, tutte le quattro le livette, e il rotativo, anzi, l'ultima la metti su auto, e il rotativo la metti su 1. Ok? Ci sei? Gli FF, se vuoi, ti dai un numero a caso. Sì. Va Io bene. metto 227. Ok, in realtà se stiamo... Va bene, sì, ok, ci sono... Ok, sì. E poi il rotativo c'è scritto off e select, lo metti su select, il resto lo lasci stare. Perfetto. Ok, tacca lo vedremo dopo. Aspetta un minuto, non si è acceso l'HUD? Era acceso. Perché l'HUD non funziona? È Era ancora acceso. acceso. Era acceso, forse. Hai portato su Aspetta tutto? Hai un portato su. minuto, aspetta un minuto, aspetta un minuto. No, aspetta, l'HUD è spento, che cosa Ma è acceso l'aereo? è successo? Sì? 50% RPM. Allora, l'accensione dell'HUD ce l'hai sotto l'HUD, Sì, dove sì. sei CCTL, devi tirare su due volte, in alto, due volte in alto. Il tasto lo devi mandare col su, col destro due volte. Oddio, non si è acceso. Poco fa era acceso. Quello di destra e quello di sinistra, dove c'è scritto off. Tutti e due. Uno si chiama Sì, CCTL. HUD Power Switch, lo porti tutto in giù e poi lo porti su di due posizioni. Oddio, Horizon Secours, che perché mi... Poco fa si era acceso, perché si è spento? Non lo Infatti sono so. alzate le levette. Allora, vai su di fianco il. Avrò fatto secondo me casino Allora, nell'allineamento. dove c'è scritto bar rad min alt, metti Sì. su, sotto c'è un test, lo metti su on. Si è Ok. acceso? No. Secondo me però può essere che ho fatto casino con l'allineamento. No, se l'hai fatto come me, Ok, secondo me no. avrò Allora, sbagliato che addio. riguarda il circuito elettrico, gli fai il test al circuito elettrico. Ok, sì, che è a sinistra, giusto? Sì. Sì. Ah, Ok, aspetta, scusami, però. No, vai. è la prima volta che l'accendo a mano, quindi... Lo so. A me non piace fare lato. No, vabbè, io non mi ero mai abituato con questa, cioè. Rifatto. Aspettiamo una luce verde. L'HUD adesso è acceso. No. È molto strano, Aspetta, prova ad abbassare la levetta e riaccenderla. Chief, remove the wheel chocks.
Ok, però quello, allora, il sistema elettrico mi dà luce verde. E allora non so perché. Allora, vai un attimo nei pannelli delle istrumenti panel, tira tutto su. Ah, no, sai cosa? Vedi che c'è uno standby site Sì. è un BRT, forse è la luce. Vedi che di fianco a dove l'hai acceso, che si chiama HUD, Sì, c'è la house in francese. c'è un BRT, brightness L'ho knob. portato tutto avanti. Tra un Niente. po'. Poi strano molto, eh. Che cosa ho sbagliato? Aspetta un minuto. Stai facendo venire il dubbio, aspetta. Allora. Tutto avanti ed è acceso. Le levette sono tutte e due sopra. Test. No, radar altimeter mod. Ah, aspetta un minuto. Io non mi muovo. No, niente, neanche così. Cosa sto sbagliando? Mi sta venendo la paranoia. Aspetta. Io ho acceso tutto. Questo è acceso. Allora, qua c'è il VTB power switch ed è alzato. VTB declutter, questi qua sono tutti alzati. Il brightness è al massimo. Non lo so. Cosa ho sbagliato? Non, io ho provato a dirti le cose No, che no, io no, tu l'hai vedevo. sbagliato, tu non hai sbagliato niente. Perché io ce l'ho acceso. Tu non hai sbagliato niente. Strano. Vabbè, comunque sono riuscito ad accendere il motore. Strano, c'è qualcosa che non va. Ma quando è che non te l'ha dato acceso? Ma fai una Quando cosa. ho acceso Prova a il. mettere il radar su standby, vediamo cosa succede. Ciao. Ciao. Buonasera. Quando ho Buonasera. acceso. Sai quando è che si è spento? Quando abbiamo acceso il. Qua alla sinistra. Quando abbiamo fatto i test, si è spento. Rifai tutti i test, impianto idraulico. E mi spunta Horizon Secures. Non so che cosa significa. Allora, rifai l'allineamento. Da capo, quindi spengo Sì, l'allineamento. vai su STH. Aspetta. Allora, quindi la manopola TNS. Io ho paura che devi fare l'allineamento da capo. Fai una cosa, ripigli un altro aereo e Va fai bene. il coso normale. Io intanto vado avanti. Ormai ho finito No, no, praticamente. finiscilo di spiegarlo a sto A questo punto ormai il più è fatto, no? Perché abbiamo acceso molte cose, ok? Record switch, potevo anche questo qua, potevo anche evitare. Poi ho si chiama limiter switch, lo metto centrale e si è spenta anche altra roba. Adesso io chiudo il canopy, Ctrl C. Canopy non risulta chiuso fino a quando non hai tirato giù una levetta qui e spinto in avanti questo. Adesso è Ok, chiuso. ho capito qual è il problema, comunque, mi sa. Perfetto. Ok. A questo punto io tolgo parente menu, ground crew, ground electric power off. Si dovrebbe spegnere anche queste due lucine qui. In cima, Alt 1, Alt 2, e voilà, vado a togliere nella ground crew i wheel chocks. Scusate. C'è problema? Ha risolto? Sì. Però ho cambiato lo stesso Ho modulo. visto che è cambiato l'aereo. Ok. Sì, no, è un problema d'allineamento comunque, Lore. Mi sa che ho sbagliato. È un problema di allineamento, sì. Ok, Perché si è adesso. spento quando ho fatto il test, quindi vuol dire che c'è qualcosa che non va. Vabbè. ATC, Kutaisi. Vada. Non è il mio aereo principale, quindi un po' di pazienza. Non so. Request to taxi. To runway.
Comunque, okay. grazie. Ma figurati, adesso poi dopo faccio un tutorial su questo, quindi Grazie. non mi va, non mi manda la taxi? Interessante. Vieni a fare un po' la test, qui della fa, io lo faccio tipo 4 volte, come mi dice se Sì, no, è vero, se non ti levi da un po' non sta da taxi, non lo so. Perché. vai. Ah sì? Grazie, prova a muoverti un po' e vedi che la taxi te la dà. Chi è quell'altro Mirage 2000? India Zulu e sicuramente Zeus. È Zeus, vieni? Sì, Non lo sì, sento. sì, sì. Io sono col 18. Andiamo, Zeus. Andiamo, arriva al punto Zeus. attesa, ma mi sentite? Adesso sì. Sto al punto attesa. E Sei a punta tesa. E chi è allora quell'altro quello è Mirage? Valerio. L'altro è un FD18 sulla pista. Ok, vengo a punta tesa. Io non so però perché non si è sbloccato l'altro orizzonte. Non me l'ha Vabbè, bloccato. io vado. Non me l'ha bloccato. Non me l'ha sbloccato quell'altro orizzonte lì. Non so perché. Boh, vedremo. Non mica Andiamo, si restarta il server, no? va. No. Ancora, beh, ti viene scritto quando si restarta. È alle 17, vuol dire che manca un'oretta. O anche di meno. Ma guarda, l'ho ristartato qualche giorno fa perché questa è la nuova missione. No, quindi non si restarta facilmente. No. Lorenzo entra in pista e mi metto sul lato destro. Ok, autorizzato. Io vengo dietro di te. Sei tu il leader oggi. Io? Se sono io il leader, mi Scusatemi. metto al centro Mettiti al Scusami, centro. Laura, ma Sì. io quando attivo il nose wheel steering, c'è da qualche parte? Mi spunta da qualche parte? Sì, in basso anch'io, è la prima domanda che avevo fatto la prima volta che l'ho usato. Curiosissimo. Allora, in basso a destra, dove hai tutte le luci dei carrelli, hai una luce blu sulla sinistra con Ah, ok, scritto trovata. Sì, ok, va bene. DIRA, Sì, DIRA. perfetto. Lì c'hai anche i brake, c'hai tu, tutto. Sì, sono le tre luci del carrello, perfetto. Anzi, sai cosa mi sono dimenticato di fare? Adesso sì. Però sono lancieri magic e i matra. Allora, quelli me li insegnerai a me. li sto lanciando solo in una modalità. Li avete messi i fumogeni? No, Negativo, negativo. li so mandare solo nella Faccio modalità un'andicchietta a Nanzi. Vai. con il CMD Allora, quando si entro in attiva il camminatore. pista, Zeus, e mi allineo alla tua sinistra. Roger. Senza la cioè, praticamente te li aggancio in automatico quando sei in aria i bersagli. Ma chi è quell'altro Negli Mirage che è di scenari. fianco? Che sta arrivando al parking, all'allineamento in pista? È Valerio. Ah, ok. Mettiti Boh, a Zeus, sì. Ci siamo. scusate Roger. per la grazie per la pazienza. No, ma che sono scherzi. Ah, un attimo, un'altra cosa, ragazzi. Briefing, fermi tutti. Tutti in pista però. Allora, 29,76. Vediamo un po', qui com'è. Allora, ah no, qui dobbiamo. Allora, per mettere il QNH è 1007.76. 1007.76, beccatelo. Boh, metti 1008 e l'hai fatta finita. Vabbè, va. No, cioè, va bene, dai, ci siamo. Ci Ok, siamo. 60 nodi lo stacchiamo nello swing steering, vero? Sì. Ok, Allora, landing light accese. al 3 diamo tutta manetta. Siete pronti? Stand by brakes, break now, vai. 3. Capro Zeus. No, che Tutta cos'è? manetta. Cappero, che cosa? Aspetta. Lui dà tutta manetta tutto in un colpo. Cioè, gli dà, il motore urla quando. Ndogoyo goyo. Bravo. Ok, gear up. Ok. Gear up. I flap non ci sono, lo sapete, vero? Negativo. Zero.
Zeus, metto la manetta al 50%. Quanto vai su? Quasi 10 gradi. 10 gradi, sì, tanto ce la fa tranquillamente sto velivolo. Ok, salgo un altro Zeus, po' e metto il pilota automatico, così vi potete allineare in tranquillità. Ok. E che siamo alla stazione, porca miseria, ho overshootato. Porca miseria Zeus, ho overshootato di brutto. Airbreak. Non ti ho cambiato l'orario della, del server? Ma io l'altro Zeus dove sei? L'ho rimesso a posto. Allora, aspetta che vengo, ti rivengo a cercare, aspetta. Ho acceso i fumogeni, Lorenzo. Stai sopra di me, stai sopra di me. Stai virando a sinistra e noi siamo a destra. Sì, vai tranquillo. Sì, lo so. Sono dietro di te, Zeus. Mettiti. Ok, ti vedo. Vengo a prenderti. Certo che il Mirage con il tricolore, ma... Vabbè, io sono d'accordo. Vabbè. Oh, io sono italiano. Zeus, velocità, velocità. Velocità, un attimo che gliela dico subito, 420 nodi, 423 in aumento. Bella, una bella baffa ai francesi, mi piace con il tricolore. Allora, fai una cosa, li vedi quelle lineette Zeus che vanno su e giù? Sì. Mettili sull'orizzonte. Roger. Mi dice la velocità? 450 nodi. Ok, sto arrivando troppo veloce. Provare a mettermi più a destra rispetto. Ok, Zeus. Comunque la manetta c'ha un'escursione pazzesca a Nastello. Sì, eh? Sì, no, ragazzi, questo aereo qui è incredibile. Velocità si sta stabilizzando a 452 nodi. Ok, sta arrivando. Cioè l'F16 in confronto ha uno spazio di manetta molto più piccolo. Ma io credo che andare in missione con questi due aerei sia molto bello. Sì, è bello, però portano poca roba, vacca boia. Quanto si è stabilizzata la tua velocità? Scusa, ripeto. 4,53 in questo momento. Sono 4,62, vedrai. 4,54. Devo fare un po' di quota prima che prendiamo qualche montagna. Vai. Non tocco la manetta. Dichiara quanti gradi. Dichiara quanti gradi. Roger. 5 grados. Sto arrivando, Ovici. Velocità in diminuzione. Sì, sì, è normale. Meglio così ti arrivo. Se non vuoi diminuire la velocità, basta che le due lineette che te vedi, quelle due V, le metti sull'angolo di salita. Yes, vabbè, ma non va bene così, così mi raggiungete meglio. Sì, sì, guarda, io sto arrivando, ormai ci sono, Zeus. Io sono accanto a Zeus. Ok, reinserisco il pilota automatico, quindi livello. Come scendi? L'ha fatto il pilota automatico, eh? Lo so. Caboia. 3,80 in aumento, sta riprendendo velocità. Tolgo un po' di manetta. L'ho visto che ha preso velocità, vacca miseria. Zeus, te frega niente di chi c'hai di fianco, mannaggia. No, proprio non gli interessa niente, va. 390. Oh, sta partendo automatico, non sto facendo un cazzo. Ma puoi attaccare il pilota automatico? Dai, va bene, dai. Va bene, dai, ci siamo. Oh, più livellato del così. 394. Dai, ci siamo, Zeus. Io sono la tua sinistra. Roger. Avvicinetevi, avvicinetevi. Sono 400 nodi. 3,98 la velocità in questo momento. At 3,99. At. Se i fumogeni vi danno fastidio, ditemelo che lo tolgo. No, no.
Negativo. Dov'è che andate? 401. Informazione con Mirages. Ok. Siamo 4? Momento 402 in questo momento. 403. Stai, mi avvicino, voglio fare un po' la barba a Zeus. Ciao, anch'io Zeus. Però mi avvicino piano. Ciao Zeus. Ciao Zeus. Ciao ciao. Ciao Zeus. Ciao ciao. Ciao Zeus. Ciao ciao. Ciao Zeus. Ciao ciao. Comunque sta cosa che c'è la manetta sull'HOD picciotti è una cosa comodissima. 405. Ok Zeus, di fianco a te. Oh, ti vedo, ti sto anche riprendendo. Bravo, ripigliami. Mamma mia. Devo solo trovare il giusto assetto con la manetta, perché per me non è semplice. 407 in questo momento. Devo andare leggermente più avanti. Valerio, devi stare leggermente più a destra, non devi stare dietro la mia ala, sennò puoi beccare la scia. Leggermente sì, più a destra e più avanti. Qua all'altezza di Lorenzo devi stare. Sì, sempre lì, troppo indietro. Ok. Adesso Lorenzo faccio. Ma ti tampona. Giovanotti, adesso faccio mezzo looping, mi rigiro e ritorno no, verso no, l'aeroporto. Fammi una virata come Dio comanda, mezzo looping. Tu seguimi e non ti preoccupare. No, dimmi da che parte viri, destra, sinistra. Vado in salita adesso, devi venire in salita con me, ok? Ma perché problema, che così... Fidate, Zeus, Lorenzo, fidate. Però non so come metti la manetta, non so... La manetta non la devi toccare, io non la tocco la manetta, quindi non la dovete toccare nemmeno noi, nemmeno voi. Dovete toccare soltanto la barra di controllo, quindi iniziamo la salita adesso. Margherita. Non toccate la manetta. E dovete salire, porca troia, ve l'ho detto, salite. Andavi su. Vai su. Sto facendo delicata, delicata, delicata. Delicata, delicata. Seguite il fumogeno, se vi siete persi. Mi sono perso la grande, ma l'aereo ce la fa. Io sono in verticale, ragazzo. Cioè, io sono in verticale, dai, te l'avevo detto. Chiudi la manovra, cazzo, no? Ecco, ti rio con me qua, sai. C'è di buono. Bellissimo sto Mirage. Sono con te, Zeus. Però è difficilissimo far dietro. No, ma veramente, io ti ho perso. Tocca i fumogeni. Dai, Zeus, non si fa così. Dai, Zeus, ma l'ho fatta di una delicatezza. Sembrava una verginella. Ma non è questione di delicatezza. Adesso io ti arriverò a 2000. A 500 nodi. Io la manetta non l'ho toccata. Nuvole, sto a 3, 2, 2. Sto fuori dalle nuvole. No, vabbè, io sono sopra le nuvole. E devi scendere sotto. Ma guarda che roba, guarda che roba. Niente, guarda che roba, Zeus. Sei un criminale. Sei. The criminal minds. Io sto a fare una pratica pazzesca. Ok, adesso vieni dietro a me, vai. Andiamo dietro a Lorenzo. Sì, sì. Che dopo fa? Dov'è? Cioè, mi piace andare in formazione, no, non riesco. Ora do un colpo di virata. Che velocità stai andando? Ecco, t'avevo detto. Hai detto che fai del capo formazione, sto venendo ho da capito, te. Ma dove vai? Sto arrivando io. Guarda, sta a sentire che botta. Boom! Mamma mia, mamma no, mia. Non hai capito. Avete sbattuto? No. No, però me lo immaginavo, guarda. Se l'è sentito nel ventre, Lorenzo, no, che veniva allora, a scioccare. Ma smetti di andare a destra. Allora, venite sto cercando di andare da Lorenzo, Valerio. Ma non devi venire da me, che io sto venendo da te. Ma io sto venendo da te. Sei te il capo formazione. Mi sono perso, mi sono assolutamente perso. Fa non niente, so fa niente, apri la mappa. Basta, io l'ho aggato. Allora, mi vedete? Mi vedete? Sì, rimane così loro che sono dietro di te. Ok. Ti stanno raggiungendo. Okay, però esci fuori, o vai sopra o vai sotto, allora non rimanere nel nido. Ok, andiamo sopra, andiamo in alto. Mi porta 10.000 feet.
Io lo aggancio adesso perché non è possibile Agganciami, che agganciami. no, no, vuole, mi Ok, vuole abbattere. Non ho sono capito per quale motivo, ma mi vuole morto. abbattere. Perché non riesco a starti dietro quando fai così? Ah! Ok. Sono sopra, sono 9200 feet, 396 piedi, prua 035, prua 035. Oh, noi te vedemo, mica siamo cercati, eh. Rollout, scusate, livello per 10.000 feet. Ok, Velocità, ragazzi, velocità, velocità, 400 nodi. Ok, ragazzi, abbiamo la montagna davanti, devo fare virata a sinistra. ma Al mio fai, 3, fai quota. 2, 1, ora. No, perché voglio tornare. Alla base? Velocità, velocità, velocità. 382, 381. 10.300, 10.400 feet. Le fette, ci frega un cazzo che ti vediamo. E che vola col K50? Sarà armi. Sicuro, Rex. Ah, Rex, Rex. Rex, Rex. Allora, Tu quando vuoi rollout per 250 ora. vedere chi sta pilotando cosa, premi la accentata e ti dai il nome del pilota e l'aereo che sta pilotando. Allora, adesso Ricevuto? siccome devo un attimino capire dove siamo, se Andiamo poi metto bene. l'autopilota. Andiamo bene. Come si farà l'autopilota? Alt, qua, così. Come si fa l'autopilota? A? Alt. No, no, no. Ok. Velocità, 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 velocità. 387. Sono accanto a te, allora. Bravi. Ok, io ho Allora. finito il serbatoio supplementare, lo Ci sgancio. credo, ci credo. E vabbè. Allora, ragazzi, siamo 88 miglia dove dobbiamo andare. Ok? Ok, proseguiamo così. Io Ok, no, io vado. te lo sconsiglio l'atterraggio congiunto con me, No, ok? no, no, certo, vabbè, ok. Allora. Cioè, ci potrei anche provare, però. Zeus dov'è? Boh. Sto cercando di sganciare il serbatoio, non me lo sgancia. Non me lo sganciare che sei sopra di me, vacca miseria. Ma dov'è Zeus? Sopra di me. Niente, spara i cannoni, ma fanculo. Eccolo là. Eccolo là. Allora Zeus, siamo più bassi. Sotto di te, non ci puoi vedere. Mi sa che mi vuole sganciare il serbatoio di sopra. Allora, vieni più avanti. Eccolo lì. Con Zeus con una manovra repentina. Eccomi. Repentigna. Ok, eccomi qua. Vai. Cerco di avvicinarmi un altro po'. C'ho sempre paura a stare troppo vicino. No, va bene, stai bene. Oddio, così sei un pochino troppo strettino. Allargati un po'. Ok. Dai, adesso vieni avanti. Mi devi avere dietro al montante. Quindi vieni avanti. Ancora non c'ho bene in mente come si dice Sì, l'escursione del. No, no, non tanto l'escursione, i punti di riferimento dell'aereo, cose Ah, varie. certo. Non è un aereo Mamma così mia, che pesante. fatica che ho fatto. Pensa che io per seguire il looping di Zeus mi stavo andando a schiantare su di lui. Allora, c'è Marco Zlofo, non so leggerlo. Che aereo è questo? Il Mirage 2000. Perché dal cockpit non mi viene in mente nulla. Ce lo scrivo M2000. Live. Sì, sono su Twitch. Ah, ok. Andiamo dritto. Comandante, Comanda. gentleman, mi puoi riportare alla base che sto quasi scortando il carburante. Sì, ti Come riporto alla è base. finito il carburante? Io non ti capisco. C'è Ti Trex riporto alla qua vicino. base. Poi non ho capito Ti perché riporto alla non base. mi ripartono i fumogeni. Vuoi andare a fare il rifornimento? Ti faccio vedere come si fa. Non ci arrivo, guarda. Non sono bravo io con il rifornimento. Però se Se vuoi. volete, se, allora, dunque, la levetta che dovrete spingere
si trova esattamente sulla vostra destra, aspetta, dove la tua lato. Di fianco al di fianco alla manetta ci sono off di ref nref, okay. Va messo di ref, tutto qua. Vediamo, tutto aspetta. Qua tutto qua dove? Tutto, tutto sopra? Sì. Comunque Deus, ti sto già riportando alla base perché siamo a 64 miglia dalla base. Ok. Quindi stai tranquillo, ti sto riportando dove devi andare. Per andare dove dobbiamo andare? Cioè, per andare dove dobbiamo andare? Cioè, ma perché voli a cazzo di nuvola? Ma che io? No, no, Lorenzo. Dai. Vieni, vieni, allora... andiamo su, 10 gradi a salire. No. 5 gradi a salire. Come no? Okay. Quell'altro. 5 gradi a salire. Ma guarda, arrivo un pochino più su, ma poco, Niente, non mi partono più i fumogeni, i mortacci. E l'hai finiti? E li hai finiti? Ma che ho finito? Non finiscono i fumogeni. Come non finiscono i fumogeni? Ok. Livello. Livello. Uppalala. Livello, scusate. Ma metti il pilota automatico livella da solo, no? Azz! Okay, sì, però livellare con delle persone dietro col pilota automatico vuol dire fargli del male, capito? Ma non è vero. No, infatti quello che ha fatto poco fa tu non era farci del male. Allora io ho 81 di RPM, eh? 81 di RPM. Allora Zeus, siamo a 54 miglia, ce la fai? Ma penso di... Il carburante come si vede, Zeus? È quella finestrella sulla destra con le due barrette bianche. Sì. Beh, quando quando ti finisce il carburante ti si accende la spia, che vuol dire che il carburante del serbatoio supplementare è finito. E Zeus puntualmente butta giù la tanica, come se l'aeronautica avesse soldi da sbuttare. Sì, sì, buttare via le taniche. Beh, ascoltate, però io ce l'ho verde-verde e poi c'è il rosso molto... Io c'ho un casino di carburante. Ancora. Allora, hai visto dove c'è il manometro del contagiri del motore? Sì, sì, sì. Sotto, sì, sotto ci sono le due strisce bianche. Sì, ce n'è un casino di carburante. Se tu zoom vicino, ti fa vedere anche quando sei in riserva, eccetera, eccetera. Eccetera. E ci viene scritto, e c'è scritto ET. ET? Avrà finito la tanica. Chiama a casa? Ti si deve accendere okay. l'allarme. Se non ti si accende l'allarme, vuol dire che la tanica non l'hai finita. Perché poi devi cambiare anche la configurazione dell'aereo. Che ti si accende una spia nel quadro. Nel quadro. Sì, l'ho cambiata la configurazione. Okay. Sì, sì, l'ho già cambiata. Va bene, ragazzi. Allora adesso. Per agevolare Zeus andiamo per prua 240, ok, quindi facciamo virata lenta 240. Ci siete? 3 2 1 ora 240 via. Mazza, questa non è una virata, è un appoggio. Te sei appoggiato? Ragazzi, io sto agevolando i miei gregheri. Agevolo. Agevolo. Guarda, antecemando rollout per 240, 3 2 1 rollout per 240. Pure troppo forte l'ho fatta, scusate. Sì, ma no, la manetta, no. Perché stai utilizzando la manetta? Negativo, non la sto utilizzando. Sei, la sei sicuro? Sì. Ma vado a rivedere il video dopo, 402 nodi. Sì, ragione, un pochino l'ho toccata. Ah, 37 miglia. 37 miglia, Zeus. Cioè, ci hai fatto fare un volo assurdo. Tesoro, devi mantenere la manetta costante, sennò per questa informazione con te è un macello. Metti la manetta in un posto e non la toccare più. Amore bello come il cielo. Oh. Sì. Mamma mia. Sì, mi cambi canzone, mi cambi anche canzone. Mi cambi che, canzone, che canzone vuoi? No, no, andava bene pure quella. Ma dove siamo andati a finire? Ma che cazzo, lo so, dove sta a portare Lorenzo? Era mai giunto prima. Guarda Zeus come vola. Comunque, ma dove poi. Siamo? Sì. Siamo là dove nessun uomo è mai giunto prima. Oddio. Ragazzi, guardate che nubi. Guardate che nubi. Guardate che mirage. Guardate che
Obi-Wan Kenobi. Dai, vi consiglio di volare in orbita. Se avete una motion blur molto bassa, è più bello volare in orbita, che si vede tutto scuro il cielo. In orbita? Sì, mettiti tipo Lorenzo, se vai nelle impostazioni di DCS, tipo vai su option e su system, c'è l'impostazione gamma. Tu la metti a 1.1 e prova ad andare in orbita, vedi che bello che è. Cosa vuol dire andare in orbita? 40.000 piedi e oltre. Tipo 40.000 metri, sì. E cosa succede? Vedi le stelle. Vedi le stelle, certo, vedi le stelle. Oh, ma arriva all'aeroporto. Ma ho finito di fare il rifornimento in volo. Siamo a 25 miglia dall'aeroporto. Quindi dai, scendiamo. Non riduco. E scendiamo. Non devi ridurre, devi scendere. Riduco, basta, Maremma Cannella. Ma ti sto dicendo quello che devi fare te. Che lo faccio io, riduco. Tre ore per cercare la velocità giusta. Lui che va a fare, va a toccare la manetta. Ma mentre scende. Discesa, deve ridurre. Ma che cazzo, è un aereo supersonico, può scendere come gli pare. Ma che dici? Ma come che dici? Allora ragazzi, io ho messo le due chevron, così le chiamano. Uccidete. Ai 5 gradi di discesa. Sono a 5 gradi di discesa. Prova 240. Le chevron le mettete lì. Zeus ci vuole andare a volo supersonico pure in atterraggio. Sto pazzo, che è, comunque sto andando più veloce. Ma voglio vedere se riesce allora a portare l'aereo integro a terra, Valerio. Zeus, tu sei supersonico pure quando atterri. Bene, sembrano marito e moglie. Va bene, arriviamo a boh, siamo a 7000 feet. Oh, io l'aeroporto non lo vedo, Vai tranquillo, è da 16 miglia davanti a. Oh, io vedo il bar davanti, 16 miglia davanti a. Ho messo 44x. Io vedo il mare. Lo vedi il mare davanti a te, Lorenzo? 44x ho messo. E che cazzo vuoi da me? Lo vedi il mare, sì o no? Sì. E allora c'è qualcosa che non quadra, no? Vabbè, vi porto lo stesso all'aeroporto, dai. Ok. Liveliamo. C'è Stanaki. No, vi porto. Ci porta, allora, ci porta. Guarda. Ok, virata a sinistra, 3, 2, 1, ora. Guarda. E ci porto io all'aeroporto. Prima che finisce il carburante, però, Stai scendendo. Quanto ne hai di carburante? Ai. Virata in salita, sì, perché guardo, per quando guardo dove sto andando. Per andare dove devo andare. Ok, pronti per il rollout? Pronti per il rollout? Io ho già rollato. 4, 3, 2, 1, rollout now. È partito il razzo della NASA per andare in orbita. Guarda Valerio come taglia la strada, li mortacci. Oh, mica è colpa mia. Devi stare a destra, se io sto a sinistra, tu devi stare alla schierda, alla dereccia. Maremma Cannella. Alla schierda o alla dereccia? Alla dereccia, alla dereccia, alla dereccia. Se io sto alla schierda, tu stai alla dereccia. Venite dietro. Noi sempre dietro veniamo. Mi porta a terra. Ma dai. Ma dai, veramente. Stare lontano dal mio aereo, Zeus. Sono 64. Rollout fra 5, 4, 3, 2, 1, rollout. Ma già siamo rollati. 0, 8, 5. Mamma mia, come fai, Zeus? 64, vediamo un po'. Ah, ma sai perché? Abbiamo svelato l'arcano, signori, attenzione. Perché se non lo metto in modalità Takan, ci posso stare tutto il giorno. Adesso è giusto. Lorenzo, ti devo fare una comunicazione. Stai volando da solo? Perché il signor Valerio mi si è schiantato addosso. Non ci credo. No, vabbè, allora, compa, tu devi stare a destra, io devo stare alla schierda. E tu sei venuto alla schierda. Ma se tu fai il tonno. Ehi, tonno, sì, sì. Casa viene. No, ma io già lo so perché ha fatto così. Per non atterrare, capito? Così non atterra. Ma se fai il tonno mentre siamo. Ma io sul mio fianco posso fare quel cazzo che mi pare.
Pistol Terry, Lore, 07. Sì, sì, 07. Io non so che dire. Io non ho parole, guarda proprio. Cioè ti metti a fare i tonno mentre vabbè, dai. Non c'ho parole, non c'ho parole. Ma ti sembra normale? Cioè, fai i tonno, i tonno. Ma io sul mio lato posso fare quello che mi pare, sei tu che sei venuto alla schierda. Sai cosa fa Zeus? Fa il vitello tonno. Io ragazzi, sempre il vitello tonno è una cosa spettacolare. No, vabbè, ma siamo una tragedia. Mo a te ripiamo il 16, vale? Lore? Sì, prendiamo il 16, faccio vedere una cosa sui multi target, ok? Roger. Allora, oh, ma questo dei panatterraggio di prima classe, eh? Cioè, sì. Speed break on, reduce. Ma secondo me comunque c'è, cioè, veramente Zeus comunque, cioè, io vedi, c'hai ragione, che... Valerio, c'hai ragione. Chiudiamo l'argomento qua, che Lorenzo è in diretta e anche io sono in diretta, e sentire tutte queste chiacchiere a bandera non va bene. Se fa sempre ragione lui. No, te sta da ragione, basta che la finimo qua, bro. Perché io appiccio? Oh, vabbè. In che senso appiccio? Allora, come si fa? Riduci e carrello, Lorenzo. Il carrello nel buono e nel bello. Gear down. Configurazione aria-aria con 16. Sei solita. No, tanica. Ground. E adesso vi dico tutto. Adesso vi dico tutto. Fa laterale, vale, non lo sconcentrare, cazzo, team. Mi leggi? Chi c'è in volo con me? C'è qualcuno in volo con me? Negativo, se siamo schiantati. Io sto assistendo. Se vuoi ti raggiungo, Lorenzo. Dall'elicottero. Chi è che aveva ragione nell'incidente? C'hai ragione te, Valerio. No, c'è un controllore di volo. C'hai ragione te, e basta. Con Lorenzo nel finale, corto finale. Molto corto. Vai tranquillo. Angolazione giusta, un po' più alto il muso. E vai perfetto. E voilà. Parachute. E parachute. Grande Lorenzo. Grande. Ma non ce n'era bisogno, però vabbè. Non ce n'era bisogno. No, ma è spettacolo, è spettacolo. Il paracadute è fa spettacolo. Cazzo, ti. Ma gli aerei perché non ce l'hanno il paracadute? Non capisco. Ma il Tomcat in sé ce l'ha, no? Il F-18 non ce l'ho. Non credo. Ma l'F-18 non ha bisogno di un paracadute, dai. C'ha dei buoni freni, c'è un carro, ecco, grosso. Lorenzo, sta arrivando l'elicottero che ti fa da follow me. Prova ad atterrare quando sei full carico di carburante. Adam, portami Lorenzo al parcheggio. Ma i freni del 18 però sono abbastanza efficienti, dai. Sì, c'hai i dischi autoventilati in ceramica. È vero. Guarda che bella immagine questa, ragazzi. Guarda lo Huawei. Sì, ma guarda, non accelerare, Huawei. Lorenzo, stai accelerando. Togli sta manetta, li mortacci. Togli sta manetta. Volevo seguire all'indietro. Volevo vedere se ce la faceva. Sì. Sì, vabbè. Vabbè, non ce la fa. Questo l'ha ripreso proprio dai suoi scolari, capito? Quando dice le pezze d'appoggio, praticamente. Bello. L'elicottero, bravo, sei bravissimo. Ah beh sì, tu sei bravissimo, l'elicottero, lo so. Te ci devi fare un corso. Ci devi fare un corso. Sì. Okay, no, ma, qui, ma, eh. Ma più che un corso, sì. Gli devi fare un concorso, capito? Colpa però. Devi fare un concorso statale, capito? Chi non supera il punteggio a caso. A caso. Va, guarda come controlla quell'elicottero. Guarda come lo invidio, lo invidio. Anch'io. Eccolo lì, una telefonata. Intanto. Vai tu, Margherita. Se per me, ovviamente, non ci sono. Dov'è Babucce? È là dove nessun uomo è mai giunto prima. Devi dire così. India Alfa, me lo porti al parcheggio principale, grazie. Guarda, ma guarda come... Rallenta, Lorenzo, Ah, scusa, Lorenzo.
Guarda, ma non video tanto per come porta l'elicottero. Dove andiamo, a destra o a sinistra? Sinistra. A Sinatra, alle schierda, alle schierda. Guarda, 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 guarda. Che roba, bravissimo. Bravi. Tra l'altro era in overing, ma parecchio alto. Guarda che roba, ma guarda come sei bravo. È un follow me eccezionale. Lo assumiamo per fare il follow me. Vai, vai, prova all'indietro. E non si schianta, manca a pagarlo. Tu gli dici, guarda, te pago, schiantati. Manco per cazzo. Ma te c'hai la manetta elicotterosa? Elicotterosa in che senso? No, non c'ho il collettivo giù basso. Ho un OTAS normale come il vostro. Bravissimo. Guarda che controllo. Queste sono ore e ore e ore e ore di volo. Sì, ragazzi, ore e ore. Ma poi io ce l'ho sull'HUD, sta sempre lo stesso. Sta veramente sempre alla stessa altezza. Incredibile. Incredibile. Con la manetta, faccio su e giù, in continuo. Una continua regolazione. Guarda. No, io lo invidio. Tu te ne devi andare da questo server, Adams. Sei troppo bravo. Guarda. Comunque ragazzi, il paracadute c'è anche per l'F6, però non per questa versione che abbiamo qua. Se implementeranno il SUFA, quindi se diventerà Voltrone SUFA, se diventa di domenica, di domenica, la domenica stanno sempre aperti, e questa è l'ultima domenica per tutto l'anno, capito? Comunque sto miraggio è bellissimo, veramente è bellissimo, bello. Allora, non solo è bello, ma veramente guarda, l'ho pagato veramente Puecos. Oh, parcheggia sto Mirage, dai, parcheggio. Adesso curvo, attenzione, curvo. Sì, vieni a vedere che ha fatto. Guarda. Bravo, Adams. C'è dietro. Allora, io vorrei, con tutti coloro che stanno vedendo la live in questo momento, faccio un applauso virtuale. Io da mo che mi ero schiantato a fa tutti sti girozzi. Veramente, veramente. Bravo. Bravo, Adam. Grazie, Adam. Ragazzi. Adam, sei l'istruttore ufficiale di pilota di elicotteri. È semplicemente tanta pratica. Ore. Se hai passione. E lo recupera, guarda, l'ha recuperato. Guarda. Bravo. Dai, via sta F16. Allora, ragazzi, cosa facciamo con l'F16? Vi faccio vedere il bombardamento. Con i mark point, ok. Vabbè, andiamo proprio. Ok, allora, bravo. Così vediamo un attimino. Dai, andiamo sul 16. Allora, aspetta che dopo vi porto lo view point. Che il follow me ci segua sul parcheggio dei 16, gentilmente. Yes. Ah, select roll. Andiamo su, sempre su, dove eravamo qua? Su Kutaisi, giusto? Sì. Allora, bom. Allora, dov'è il 16? Su Kutaisi, qua. Allora, l'accensione, che ve lo dico a fare. Vabbè. Ok? Allora, se mettiamo le bombe, però. Vi dico le bombe, però. Allora, fammi vedere una cosa, però. F10. Guarda che fregatura, okay. Stereo non porta i fumogeni, ma guarda, è una cosa incredibile. Ok, allora F2. Anche qui bisogna fare l'allenamento lungo, ragazzi, Sì. No, io vi accompagno. Allora, io faccio con la Electric Power. Vi accompagno solamente. Con Electric Power. Ti consiglio di mettere anche Will Chock quando fa l'allenamento lungo, così evitiamo. Dov'è l'hangar degli F-16? È il parcheggio vicino alla 07. Ah, ok. Oh. Ciao, Protector. Ciao. Allora, alla 27, mi ricordo. Ho messo Diana. Sì? Ah, messo Diana? Sì. Ciao, Gelo. Ciao, Gelo. Non sai chi è Diana. Metto anch'io Diana. Allora, ragazzi, mettiamo, attenzione, mettiamo, vabbè, sul 2 e sull'8 possiamo anche togliere tutto. Remove pylon, va, così andiamo prima più leggeri.
Sul 5 mettiamo la tanica, così stiamo un pochino più in volo. Ok, ma ci mettiamo solo questa, quindi togliamo quella del 4 e quella del 6. No, no. Lasciamo il targeting pod sulla 5R e sul 7 e sul 3 mettiamo AG e bombs, scusate. GPU 38. Ragazzi, Due. sta arrivando. Lorenzo, ma non GPU c'è la 38.1. Diana? No, Sì, ce l'ho, l'ho messa. non l'hai messo. Affermativo. Comunque, Lore. Allora è Valerio che non l'ha messa la Diana. Allora, io sono sempre il numero 227. Non ti... Ah, beh, Io non lo sono si sempre il vede. numero 098. Io sono sempre 068. Comunque, Cominciamo l'allenamento, se non casino. Dimmi. Lore. Piccola. Se comunque stiamo viaggiando comunque col targeting pod, in genere per evitare di trimmarlo troppo, si può bilanciare comunque con i missili esterni. Io di solito faccio che se il targeting pod ovviamente è a sinistra, nel lato sinistro lascio un 9X con un Amram e nel lato destro lascio due Amram. È più bilanciato. Però Una buona idea. ma cambia niente, è una buona idea in realtà. No, giusto per Adesso però capire. sto facendo l'allineamento, stavolta trimmo, va. Allora, enter, giù, enter, Vabbè, devi trimmarlo lo stesso, per carità. No, anche secondo me. lo trimmi lo stesso, però la trimmata che gli devi dare è minore rispetto a quando, per esempio, che so, cioè, sei proprio sbilanciato da un lato. A me non mi è finito a provare il 16. E quando mai? Non ho capito cosa ti è successo. Mi è finita la prova del 16, però Ah, porca miseria. Gelo. appena arrivano gli sconti di Natale, dopo. Vieni in formazione con noi. Certo, dammi il tempo di. Protector, vieni a fare refueling con me. No, mi Dai. dispiace. No, refueling Adams. Dai, sono una fare io, dai. L'ho fatto prima, ho Dimmi. finito, poi Mi dopo. manca il follow me, dove cazzo stai? Ragazzi. Mi ha buttato fuori dal server, adesso Comunque, sto Protector, riandando. spostiamoci di qui, se no, Ok. sennò. Ma non lo so, ogni tanto Ragazzi, mi dice time out e mi butta fuori. cosa Quindi. facciamo? Ve spawno qualcosa? No, no, Uno che. il poligono? Oh, se no come facciamo a colpire? E se no, allora, facciamo così. Andiamo a colpire o quella roba che c'è qui nel mezzo, container vari, Hercules, c'è un Hercules fermo. Oppure andiamo su Poti. E andiamo a. Ci sono TV Tower, Fuel Tank, Pump Station, Chemical Tank, questa roba qua. Ma no, ma andiamo là. Andiamo lì che c'è un sacco di roba che possiamo colpirla. Magari si sposta anche, però. Valerio, metti Diana. Metti Eh? Ma Diana. Oh, Diana ce n'è solo una di livrea. noi ce l'avevamo, te ce l'hai, com'è? Ah, Eppure tu del sistema 16 Steam. hai scaricato 400 miliardi di livree, hai scaricato. Mettiamo a Diana. Che ne esista solo una aereo, così ne facciamo tre uguali, Lore. Ok, è arrivato il follow me, signori. Che bello, qualche manovra, qualche manovra. Bravissimo. Peccati la manovra. Sei venuto giù aliante, guarda. È venuto giù a spirale. Guarda come si muovono anche le superfici di coda. Voi state ancora allineando, giusto? Sì, puoi atterrare, Polomì. Yes. Bravo, bravissimo. State armando? Allora, air to ground, io ho messo il GPU 38, cioè delle JDAM, perché voglio fare come si chiama? Quella cosa là, Il insomma, dai. No, multitarget, perché guarda che atterraggio perfetto che ti ha fatto. no, Aspetta, io ground guarda, mi moving. sto vergognando come un No, cane. aspetta, ground moving target o te sembravo con l'aereo, io no. Che chiudo qua perché. Scusami, Lore, ground moving target o là proprio? Guarda, ha abbassato pure il Non ho minimo del capito. motore. No. Non ho capito la Sì, domanda. ho capito, Bravo sì. Adam, sei un grande, sei un grande.
Chiama Nidal e via. Ho chiuso perché c'era un casino. Ah, scusami, mi levo. No, ma in generale, stai lì. Non ti muovi, che sei bello da vedere. A ristringe in the night adesso. Devo fare ancora l'allenamento. Aha. Sto ancora finendo l'allenamento. Aha. Anch'io. Lo lascio anch'io. Sto sempre facendo le difese. Aha. Anch'io sto finendo l'allenamento. Allora, break. A parte che io non mi muoverò mai di qua. Ma ti conviene mettere i wheel break? No, li ho messi. Aha. Ah, vedi che ce l'hai la Diana? Ce l'ho la Diana, ce l'ho, però siccome ce n'è solo una in questa livrea, non ha senso che tutte e tre ce ne stiamo in questa livrea. Ah. Non ce la possono fare, forte lui. Boh, io sto ancora allineando, speriamo, perché l'altro giorno mi ha dato dei problemi l'allineamento col 16. Quando sono andato a accenderlo non mi si accendeva. Azz. Sono rimasto molto male. Ma stasera ho fatto la missione, giusto? Ma stasera l'idea è un po' quella, solo che non è ancora arrivata mia moglie a casa. Siccome poi ci sono 25.000 metri di neve. Adams. Se ma non c'è spazio per un elicottero nella missione, no? Allora, c'è una missione. Ho una missione per gli elicotteri, quindi. Ho una missione per gli elicotteri. Di recupero personaggi. Si può fare. Figo. Sì, recupero i personaggi. Adams. No, la missione si riavvia fra 2 minuti. Chi è che mi chiama? So io, sono 3 ore che ti sto a chiamare. Fai alt di sinistra 3, alt ragazzi, di sinistra 4. Ho una brutta notizia. In che senso? La notizia è che fra 2 minuti la missione si restarta, quindi dobbiamo uscire e rifare tutto da capo. Sì, però che mi hai fatto fare? Ah, ok. Dobbiamo uscire. Lorenzo, queste cose qua, tu ristarta quando vai in e Twitch. E non ci ho pensato. Dobbiamo uscire. Ok, passando, Valerio partenza. Sarà la tua segretaria da oggi in poi, ti ricorderà questa cosa. Usciamo. Valerio, perché me la fai te allora la segretaria? Te la fai io? Va bene. Valerio, te dai subito qualcosa un altro. È perché io mi piace demandare, capito? Io demando. Vediamo intanto su Twitch che cosa hanno scritto i nostri amici e telescrittori. Mi piace molto, fa molto Mike buongiorno. Allora, no, niente, non hanno scritto niente. Allora, Mardi è bassa. Macello. Allora, fueling. A ristarta. Sta ristartando da sessione. Dobbiamo dargli il tempo. Mali mortancoleri. Allora, vogliamo col 16? Fammi mettere la cosa del 16. No, aspetta, perché deve ristartare tutto. No, il fondo di DCS. Ho cambiato la immagine. Addirittura. Sì, se guardi Twitch. L'ho visto. Ah, l'hai visto. General Flight Mode. Stai a guardare. Mamma mia. Non gliela posso. Azzarola, aspettate un secondo, ragazzi. Sono le 6:30. Sì. Azz, devo staccare. Azz, come mai? Allora, aspetta. Devo scendere in po' magia. Per piccino che tu sia. Ma perché non le fai prima queste cose, Valerio? Ma perché mi butto. Allora, addestramento piloti. Siete usciti, vero ragazzi? Sì. Io però mi devo abbandonare perché devo stare. Ma se te dai una mossa, fai pure in tempo. Mi dice che ci sono Charlie Typhoon, Gelo e Marcel Swallas. Ah, devo uscire anch'io? Sì, perché ti butta fuori fra 30 secondi. Ci sentiamo dopo, è stato un piacere stare. Dai, datti una mossa, togli le ciabatte, metti le scarpe, vai in farmacia, rientri, togli le scarpe, ti rimetti le ciabatte e accendi il computer. E ho detto tutto. Me l'ho bannato per... sì. Sì, ma ciao, me banno da solo, guarda. Allora, vediamo un po'. Arrivando. Facciamo l'aggiornamento, vi dico io quando entrare.
Server pubblico. Se no andiamo in Persia, eh? Quello quando okay, ristarta. Ok, ricarica missione. Ma certo che sto restart missione è proprio nervoso. Ma guarda, in realtà sta andando da 8 ore, eh? Lo so, ma io ogni volta che entro mi si restarta, tipo fatto il Noi potremmo andare sulla Persia, però non ce l'ha la Persia il nostro amico Charlie Typhoon. Anche Gelo non ce l'ha. Io ce l'ho. Ma te non ah, ce l'hai? Sulla Siria. Stiamo preparando. Stiamo lavorando per allora, voi. Stiamo lavorando per rientrare? Voi. No, perché adesso c'è la carica missione levi piloti. Stanno lavorando 2. Per voi. Vabbè, tutto automatico. Ci siamo volati insieme, dai. Dove sono? Dai, Reformation Refueling, vediamo un attimo. Dovrebbe essere allievi piloti. Possiamo entrare. E voilà. Avete visto come il server fa tutto da solo. Tutto da solo. Saliamo, facciamo un po' di rifornimento in volo, ragazzi. Mi piace. No, allora abbiamo appena finito di dire che stiamo preparando invece per il multi-target. Ok, sì. Allora andiamo. Ma lo puoi fare col... Sì, andiamo su Kutaisi, è startato il server. Sì, caro. E quando me lo dici? Io sto aspettando in ansiolidicamente moda. Ok. Aspetta, come mi dovrei armare? Tipo targeting pod? Targeting pod, assolutamente. Bene. Thank you. Put the power on. Aspetta, lightning 2, ok, così non fate più confusione con me. Va bene la flare o anche il targeting pod lightning 2? A discrezione. Ok. Va bene, io questo non voglio mettere carburante. Metto la flare, meno pesante. Allora. Ma in che senso? Allora ragazzi, vi devo ridire com'è la configurazione di volo. No. Anche Lorenzo, perché io non lo so. Ma noi stiamo andando col 16. Sì, lo so. Ditemi più o meno che armi dove tu sei. Noi bombs GBU 38, 2. GBU 38, ok. GBU 38, bastano 2 perché tanto abbiamo. Non vedo il mio follow me. Arrivo ragazzo. A Diana. L'ultima Diana. Ne vado con le GBU 2. No, metto il bombazzo, metto. Ci metto una chicca, Io ho messo il bombolone. Vediamo se riesco così a equilibrare un pochino l'aereo, In che senso? Adesso vedi. Quando state accendendo, avvisatemi. Margherita, non credo che la giacca vada lasciata lì, sai? Allora. Lorenzo, non ti scordare la Diana. No, ho messo quella dello stormo. Ma che è? Quella Diana? Sì, perché no, quella dello stormo non la vedo io, non me l'ha data nessuno. Quello dello stormo Lorraine, quello dello stormo del 29esimo, cos'è? Macello. Allora. Accendete, Accendiamo. Accendiamo. Ho messo il bombazzo. Oddio, questo qua fa una distruzione di massa. Ecco, cosa che non volevamo perché volevamo fare una roba chirurgica, ma va bene, quindi. Ah, ok, allora mi metto gli altri GBU. Guarda, è presente questa bomba nuova che hanno aggiunto, Lorenzo, questa qua? No. Quale questa qua? Devi dare il nome. Aspetta, ti dico subito. Si chiama AGM 62 Wellcare. Adam sta arrivando con l'elicottero, lo senti? Lo sentite? Ci manca solo ci mancava solo attaccate da parte. Mi raccomando, scendete. Ecco, niente, deve fare la distruzione, va bene. Niente, GBU. Stai accendendo. Sì.
Eccolo l'elicottero. Alicottaro? È bello distruggere tutti con un po'. I piccioni con una palla. Che sola! L'F-16 non porta i fumogeni, ma è una cosa incredibile. È un aereo solo per... Possibile, sì, Filippo. Manca un F-16, siete solo in due adesso. Siamo solo in due. Siamo in due, due. Vieni qua in mezzo, puoi venire qua in mezzo. Sì? Aspetta, Un salsiccio. Aspetta che chiudo. A parte l'allineamento lungo che ci vuole un po', poi dopo il gioco è fatto. Speriamo, perché l'altro giorno mi ha dato qualche problema. Guarda. Basta, Gio, se lo sappiamo che è bravo. Guarda. Best pile of helicopter in lore air channel. Guarda qua. Helicopter pilot. Sì, bravissimo. Cioè, proprio nel mezzo, proprio atterrato. Ma proprio equidistante. Così detto Zeus? Equidistante. Charlie Typhoon. Ok, ecco Adam. Cioè, veramente, guarda che è atterrato veramente. Beh, di pochissimo, però. Oh. Sono vabbè, fuori un po'. Un po' di tolleranza. Non siamo nel mezzo. Vabbè, ma cercando il pelo nell'uovo. Veramente. Buonasera. Ciao Giuseppe. Segue questo, segue. Yes. Un altro che si deve allenare con lo Yui. Sì. Siete tutti con lo Yui? No, no, siamo con Gelo, ha preso il 18, lì che ci aspetta. India Zulu pronto a rullaggio. iPhone ha messo su l'impossibile, veramente. Ci ha messo su di tutto. Quindi tu sei India Zulu perché sei Zeus? Yeah. Allora io sono India Alpha. C'è di Typhoon e Gelo, vogliono decollare? Io aspetto a voi. Ci troviamo su Kutaisi. Su Poti, scusate. Su Poti. Beh, dai, decolliamo tutti insieme, tanto siamo su un quattro. Cosa fate? Andiamo a provare il multi. Da che parte andate? Di là. Di là. Andiamo di là, poi si curva la seconda. Si curva. Dai, quanto è l'allenamento? Io sono pronto, l'ho detto prima. India Zulu pronto a rullare. Hai fatto l'allenamento lungo? Sì. Lui è lungo di natura. No, io ho fatto l'automatico, anche perché non lo conosco il 16, io ti scorto solamente. Te bombardi e io ti scorto. Fare quelle bombe lì. Io non ho messo bombe, giovanotto. Lui è armato di natura. Io ho 220 e tannica centrale. Quindi 240. La gallina? Cantante. Esatto. E un ognomo armato di ascia. Adesso sono a 32. No, te hai fatto l'allineamento corto, non hai fatto l'allineamento lungo, altrimenti no, io ho fatto l'allineamento automatico. Mo se è corto, lungo. Adams, l'automatico è corto. Chi ti ha autorizzato a decollare? Vado a controllare qua in taxi. Allora faccia la comunicazione all'aria. India Alpha, India Alpha. Eli India Alpha on the air. Sono a 29, 28, dai, ce la possiamo fare. No, il polomiso era andato, non c'è più gusto, guarda. Arrivo. Ma tranquillo, sono a 27 io. È una cosa vergognevole proprio. Non si fa così, non si fa. Eccolo. Ciao Adams. No, non si fa.
e torniamo avanti, lo chiameremo Brian. Brian Adams. L'hai allineato su... La canopy, ti passo qualcosa se vuoi. Non ho capito. No, ho capito. Sto parlando col 18 che sto scortando. Abbiamo a portare la bottiglietta di Coca-Cola a me, per piacere. Guarda, guarda. La porcia. Aspetta che mi getto. Se finisci sul rotore, su cazzi. A parte il fatto che volare con le porte aperte, secondo me, cioè hai una risposta un po' diversa. Si aspetta, oh no, che apri il cupolino e te però arriva tanta aria fresca, Infatti. C'è la neve. Così aria fresca, grande Zeus, mi hai ricordato di mettere l'anti-ice. Vedete l'anti-ice. Non c'è più niente da fare. Va bene, io sono in attesa sulla pista. Sono dietro il gelo. Ah, Coca-Cola a me, ma devi portare, no, a Lorenzo. Ah, tu sei di là? Sì, io sono quella. Io sono quello armato. Zeus è quello Dizar. Oh, che c'ho sete. 16, siamo a 16, 15. Si appropingui. Ecco. Roger. Copy. Oh, parliamo di SRS che ti fa più film. Punto risposta, va bene, ok, questo. Allora sono a 13, dai che ci siamo, l'allineamento è quasi finito, vai tranquillo. Però che è ora di cena, chiedo autorizzazione a parlare su SRS. Sì amore, voglio una stellina di cioccolato, grazie. Grazie amore, stellina di cioccolato prima del collo, torniamo avanti Zeus, non lo chiameremo più Zeus, una stellina di cioccolato. Stellina di cioccolato, ho copiato Zeus adesso. Stellina. Ok ragazzi, nome, Stellina. Ragazzi accendo, finalmente ho finito. Perfetto. Siamo in attesa. E di Alfa, mandami l'autocisterna che c'ho un po' di carburante in meno. Come faccio a mandartela? Che cazzo ne so. Me l'ha acceso, meno male. Ok. Vai Lorenzo. Pa, pa, para, para, pa, pa. Mettiti equidistante, sennò Lorenzo rompe i cefali. Gelo, ti fai un po' avanti su. Andiamo già in pista, prima, no? No. Distante, va bene. Perfetto. Dopo se ti vai a vedere su YouTube tutto il volo che ho filmato in questo momento. Ah. Anche sta. Prima, sì. Figo. Dopo, mi senti? Dopo, quando chiudo il Twitch, lo passo su YouTube. Boh. Ok. Si parte. Taxi light on. Vai, giro, vai. Ti aspetto al poi. Volante 1, volante 2, in taxi. Ma Adam è aereo munito. Andy Azzurro segue Brian Adams, come si chiama? Brian Adams. Gelo, ti prego, vai avanti in pista. Negativo, seguite l'elicottero. Brian Adams. Oh, si frenazzo perché sennò gli va dentro. Non mi sente su. Vai dai. Minchia, taxi più veloce del mondo stai facendo. Sì, veramente. Voglio di fare bombardamento. Gelo, ti prego, puoi andare avanti che mi occupo delle sue. Che faccio? Li vado dentro. Sì. No, ma Charlie Typhoon è proprio un cagacazzi di prima numero uno. Vai avanti, vai indietro, mettiti qua, mettilo là. Stai parlando tu. Siamo in diretta, dai. Utilizziamo un linguaggio minore. Francesismo. La cosa bella è che l'ha detto proprio Zeus, capito? Quello che prima ha fatto schiantare Mirage. India Lima, India Romeo, entra in pista, si allinea a sinistra. India Zulu si allinea col cefalo a destra. C'è il cefalo? Madonna di Dio. È un comico nato. Dove ti metti, Gelo? A destra o a sinistra?
Sinistra. Bene. Proprio dietro Zeus. Oh, guarda si frena su. Ma guarda bello l'elicottero, veramente incredibile, ragazzi. Ci stai facendo una foto? Adamo, mi sento le scuregge di Zeus. No, la moto in fiamma proprio. Sì. Ok, tutti e quattro allineati. Ok, allora facciamo, andiamo asse pista. Potete fare una bella foto che è molto figo. Aspetta, facciamo una bella foto. Aspetta, facciamo una bella foto. Sorridete. Aspetta, faccio la foto, stamp e cheese. Vai. L'elicottero metti in fermo. Vai Adams, così, bravo. Dite cheese. Cheese. E voilà, bravissimi. Le gens sont fait plus. Bene, allora, asse pista. 5 secondi di separazione fra i primi secondi. Anche meno, visto che noi siamo più veloci. Siamo più veloci. Negativo, abbiamo più velocità noi in realtà rispetto al Bugiardo, bugiardo, bugiardo. Vabbè, al di là di questo. Bugiardo, bugiardo. Allora, Lorenzo, quando vuoi, quando sei comodo. Mi sto mettendo l'ILS così mi ricordo come faccio a tornare a casa. Va bene, a posto. 5 gradi a salire e ci portiamo a 5000 feet, ok? Cioè, col 16, 5 gradi a salire, fai almeno 10. No, 5. Così ma 5 è da 747, Lorenzo. Ma così lo vedono come... Ma che vedono che sono accecati, che vedono? Allora, elicottero, attenzione, stand by brakes. Yes. Brakes, brakes, brakes now. 1, 2, 3, 4, 5. No, te devi partire con me. Oh, pardon. Ma tu non l'hai specificato. Tra i primi secondi ho detto 5 secondi. E allora non tocca wide. Ok. Volante 1 in volo. E porco cane, come vado a destra. Oh, hai pure raschiato il motore in terra, Lorenzo. Aspetta un attimo, riduco. Che riduco. Ero giù con l'elicottero un carro armato. Ma Jack, sai che sta a giocare con i carri armati? Perché gli rompi le scatole? Io non lo so, guarda. Ho dovuto trimmarlo perché in realtà l'ho caricato male. Vabbè, lo stesso. L'hai caricato male? Riduco. No, 95, dai. 95 di RPM, virata sinistra ora. Velocità che mantenete? 448 nodi. Stabilizzo 5000 feet. Faccio virata. Master arm on. TGP on. Adesso vi raggiungo col 18. Ok, stabilizzo, ultima virata. Zeus, ci sei? Quasi. Sto tirando, Zeus. Sto vedendo, ti sto inseguendo. Ok, roll out. Ok, adesso andiamo a vedere dov'è la zona. Ok. Mi tira tutto da una parte stereo. Perché volevo fare lo splendido e infatti l'ho tirato. Ma l'hai caricato male. L'ho caricato male. Vai a convergenza. Allora. C'è la campanatura. Sì. Allora, velocità? 476 nodi. Ci siamo. Io mi metto a destra di Lore. 490 nodi in aumento. Allora, andiamo a vedere dove sono... Messi calmati.
Ah, eccole qua. Vabbè, mi metto vicino a Zeus allora. Zeus, non fare cazzate. Senti chi allora, parla. Senti chi parla. Cerchiamo di utilizzare un linguaggio. Allora. Si dice cazzata, si dice cefalo. Non fare cefalato. Lorenzo, l'operatore JTAC. Dove cazzo sta? È attivato il JTAC. Ah, eccoli là. Ok, facciamo una virata a destra. Non lo so dove sia, perché la missione l'ha fatta Nerone. Ok, allora, li vedete quei fumi laggiù? Roll out. Allora, laggiù ci sono i nostri bersagli, eh? Qui siamo velocissimi, eh? Sono a 530 nodi. Te hai detto che andavo piano. No, per me vai bene. L'ha detto Zeus che vai piano. Allora, cercate dei bersagli. Al suelo. Consuelo. Salve voi. Sì, Consuelo. Dimmi. Hai tappezzato tutto quello che dovevi fare o stai ancora? Ma Consuelo. Okay, Consuelo ciupa? Vabbè. Okay. Chiamami quando è finito, segue. Sì, sì. Dove sei? Io sono sul server Marea. Ok. Allora, uno l'ho mark pointato. È grave? Io vado con il casco per lockare. Allora, adesso ho preso due bersagli perché poi lo si muoveranno. Ok, quindi considerato due bersagli. Ok, 26-27. Andiamo sul 26. Just in the night. Ok, andiamo in Master Arm on. Sono Master Arm on. Perché? Possiamo iniziare a bombardare? Sì. Ok. Hai chiesto il permesso alla mamma? No. E allora? E tu l'hai chiesto, Zeus? Io non devo bombardare. Lei è casuale. Sono vicino. Mark point 26. Obiettivo preso. Allora, fermi tutti. Allora, i bersagli sono qui sotto, li vedete, no? Sì. Allora, sto cercando di capire per cos'è che non va. Air to ground. Sta a far ballare la tarantella per vedere che non va. The tarantella. Chi l'ha preso? Che cosa? Ha preso il mio bersaglio. Gliel'hai pure laserato. Come laserato? Con le JD? Come laser? Che ne so, sto a tirare a casaccio. Guarda. Sto tirando a casaccio. Guarda. Cosa guarda, Zeus? Guarda. Ma che c'è una GPU 38 che voleranno? Perché nessuno sa lanciare le... Perché poi c'è qualcuno che non sa lanciare le GPU 38. O magari è stato perso l'obiettivo. Bene, io sono pronto a lanciare. Penso che sia stata... Esatto, è stata sganciata a caso perché è randomico. Sono tolta io la... Gli stava antipatica, gli dava fastidio sotto la...
Aspetta che mo sgancio una bella CG12. Non mi colpite il C130 che c'è Stuka. Qua dentro lo devo bombardare. Sì, ma quel polino dovrebbe essere il JTAC, non c'è più. No, in realtà sta su un altro JTAC. A che ora parte la missione stasera, Lorenzo? Se ce la facciamo alle 9. 9 e mezzo, sì. Che missione è? Ma non è assolutamente vero. Aspetta un attimo. Che cosa? Guarda, 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 guarda. Ma non è che su YouTube almeno. Ma che missione è quella della nave? Sì, quella sì. Che ci hanno affondato. Ok, vai, vai, ora inizio ad allenarmi con l'antinave. GPU sganciata. Via. Lorenzo è a caccia di bersagli. Sì, però c'è qualcosa che non va. Qui non siamo su podi. Obiettivo colpito. Tanto Charlie Typhoon ti sta facendo fuori tutti i bersagli, Lorenzo. Che non va. Oh, ha detto che posso bombardarli. Nessun problema, nessun problema. Lasciagli qualcosa a Lorenzo che sta in caponia a cercare i bersagli. No, aspetta un attimo, perché c'è qualcosa che non mi funziona. Aspetta. Rientriamo alla base? No, 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 no. Mi fate morire. Allora. Dichiara emergenza. Simpatici tutti. Grazie. Carino. Boh, poi vola nella nebbia e vuole trovare i bersagli, Lorenzo. Ma in teoria? In pratica? Quando stai in volo ci vuole solo la pratica, la teoria non c'entra. E oddio. Una volta che sei in volo la teoria la devi aver assimilata ma già da tanto. Lassù non hai il tempo per ragionare. Esatto. Se pensi, sei morto. È il tuo culo. È il tuo culo. Sì, diglielo a Stuka o un pilota che veramente sa che lo dice pure lui, è il tuo culo che fa la differenza. Esatto. Se muori, muori. Brian Adams confermerà. Chi è? Mm-hmm. Vabbè, claro. Io il vero elicotterista. Io quando volo con Lorenzo mi faccio l'addestramento in formazione. Però se vola a cazzo de can, dicevalo. Guarda, 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 guarda. Io è abbastanza bravo quando parli. Prendiamo la vita difficile a Zeus. Guarda, 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 guarda. Ma perché mi dà dei punti che non sono veri? 26, 27. Zeus è pure lui un pirata dell'aria. Sì, sì. Lui non sì. È vero, non si trova lì, non si trova lì. Lui saccheggia gli aerei per donare ad altri aerei. Esatto. Sono un Robin Hood. Esatto. Lui tipo si mette negli aerei sovietici per saccheggiare gli americani. Quindi ci sono dei volo sportivo. Lorenzo, hai 5 primi per trovare il bersaglio, sennò sarai abbattuto. No, no, Zeus, dai, fammi vedere come funziona, che non ci sto riuscendo. 5, 4, 3, 2. Uno, rilascio. Vabbè, non ti abbatto. Intanto Charlie fa uno sgancia, sbombarda, distrugge. Tutto Charlie. Sì, sì, e poi Lorenzo, ma non trovi il bersaglio. Grazie al cazzo, da fatti tutti fuori. Ah, grazie al cefalo, scusa. Non è questione di averli persi, è questione che... Obiettivo colpito. Senti quella, obiettivo colpito, cioè te lo sta mettendo proprio nel Charlie Typhoon... sito. Devo copiare un po' Memo Strike, no? L'obiettivo è stato colpito. Comunque l'allineamento di un Airbus A320 è più veloce di questi F-18. Sì, sì, sì. Beh, con l'Airbus sicuramente vai a bombardare. Ma ho capito? No, la piattaforma iniziale è la stessa. Ma il 16 può lockare col casco come nel 18? Sì. A terra. E allora perché non lo fate? Ma lo devi dire a Lorenzo, io non partecipo. Sta capendo una cosa magari con l'allineamento che ha fatto, insomma, se non capisci. Macello. Lorenzo, cos'è che non va? Adesso se te lo sto anche a spiegare. Fagli cercare bersagli, non lo interrompe, coitus interruptus. Marketing GP.
Sec. Ok, Lorenzo, rimani fermo così, bravo, bravo. Bravo, Master Arm, air to air. Non ti muovere. Mirata a sinistra per il prossimo obiettivo. Ma non prende dove voglio io, mannaggia la miseria. Magari se ci metti l'aereo vicino. E boh. Grande gelo. E tutto questo con il joypad. Che a Natale arriva, no? Grande. È vero, joypad giochi. Guarda che mano ferma che c'ha, guarda che formazione Senti che perfetta. storia. Ma alla Lorenzo. fine se ti abitui. Lorenzo Ok, voli con giustamente. tutto, Cioè, gira, gira. se Zeus, giro con tutto. vero, vero, Zeus, vado giù e Vai, vai, tiro. vai, che io ti inseguisco. Adam, io fino a 2 giorni fa volavo con l'OTAS della PlayStation 4. Ah, ecco. Che faceva gni 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 gni. Infatti Zeus mi ha abbassato il volume. Oh, vedi che Sì. ma qualcosa. che il mio OTAS c'ha 12-13 anni. No, ma Zeus mi aveva tipo abbassato l'audio Ah, del guarda come vola microfono. bene gelo. Sì, ora che l'hai detto ho perso l'ora. Ma è perché è Lorenzo che sta a fa lotto volante. Intanto ce l'ho alloccato col FLIR, quindi Sta a non far capiva niente. tacatà, sta a far tacatà. Cosa c'è, papà? Tacatà, 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 Voi intanto parlate, tacatà, quegli obiettivi se ne stanno andando tacatà. No, tutti. gli obiettivi l'avrei finiti, penso. No, no, ne posso prendere un sacco ancora. Ah sì? Lasciane qualcuno per Lorenzo, almeno uno per Lorenzo, che Ma tanto forse ci prima di sono. ora di cena lo becca uno. Dammene uno. Ma riportami uno di quei coni. Tacata, Sono qua, tacata. mi interrogata lì con il lightning. E Aspetta, tu che bombe tacati. stai usando? Io sto usando le GPU 12. E Qui c'è un tacati, altro obiettivo già tacata. pronto, vedi, adesso viro. No. Hai Niente capito? facile, Lui 26. vira e bombarda. Vira e Io tiro e bombarda. bombarda. È facilissimo. Nel frattempo si fa pure due pesi. Hai E infatti, due PV, sto facendo un po' di bilancieri. Aspetta un attimo, capito? 15 secondi. Chiamalo fesso. 7 secondi, aspetta che faccio un po' il recupero, rilascio la bomba e me ne vado. Ecco, Sì, però fatto, bravo. non coito interruttiamo Lorenzo, Oh, rilasciato. sennò fino a poco finisce il carburante. Domani ci lavoro. Poi la domenica mi twittano il notturno. Quindi fino a domenica non lavoro più. No, poi mi cambiano di nuovo il turno. Allora sì, Dimmi, ma mo che hanno fatto il Luigi. berbalotto ad Amazon, te lo pagano qua lo stipendio? Sì. Oddio, ha sganciato qualcosa, vedo qualcosa che cade dall'aereo di Lorenzo. La tanica. Cos'è che hanno fatto ad Amazon, scusa? Ma il telegiornale non lo vedi mai? No. Cioè, non ho avuto tempo, cos'è successo? Grazie al cazzo, sta sempre a giocare. Ma che sto sempre a giocare? Ma La mangiare? tannica è risalita su, guarda, 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 Ma che sto guarda. sempre a Hanno giocare? Ma fatto mangiare? un verbale ad Amazon perché soltanto chi c'ha Amazon Prime viene messo davanti a tutti. Scusa, paga? Infatti, scusa, mi Che c'è. cazzo di verbale è, Ci scusa? stanno quelli che comunque lavorano con Amazon, però vengono messi dietro perché non c'hanno sto cazzo di Amazon Prime. Lo paghi magari e poi ce l'hai. Ma non è assolutamente No, vero. ma è Quando è che te lo... discrezione. È quello che ho sentito al telegiornale, te sta a dire, mica l'ho Ma detto dici una io. puttanata Il perché ce l'hanno telegiornale messo. possono dire un sacco di stronzate. Ma dove vanno? Amazon Prime, se lavori in Amazon, te lo danno già di tuo. Te lo danno già di tuo. Ma Con... io non lavoro in Amazon. Che tu ce l'abbia o no, non gliene frega un cazzo a nessuno dentro, quello è il punto. E poi scusa, No, ma era una se questione di logistica perché non usano i magazzini Amazon, c'hanno i trasportatori loro, una cosa del genere, quindi li mettevano dietro. lavorando in magazzino, guarda, la differenza non la fa chi è abbonato ad Ragazzi, voi lo Amazon. sapete che siete in live, vero? Sì? Ecco, mo ci becchiamo pure una denuncia d'Amazon, stiamo a Lasciamo posto. stare, va. Ma da chi, vabbè.
non penso che ci sia alcuna differenza tra, cioè nel senso non si pone, cioè almeno nel magazzino dove lavoro io non si pone nessuna differenza. Eh no, tu servi i clienti quelli amazzonati e stai a posto. Sì, li ho presi, ma non era quello che volevo. Che c'entro io? Che ho fatto mo? Sì, sì, su Twitch, su Twitch. Ah, ecco, appunto, cioè, che parlare di Amazon su Twitch. Infatti, non è il massimo, ragazzi, eh? Per l'esperienza il signor Bezo, ragazzi, siamo su, se no vi muto. No, vabbè, ma stavo parlandone bene io. Ho capito, però in generale. No, vabbè, tanto lui è indipendente Amazon, al limite gli fanno il verbale a lui. Allora, quanto me l'hai tirata questa virata? Parecchio, parecchio. A 7-8 gira, fatti. Pure di più colpito. Perché non colpisce quello che voglio, però, eh? Ma come le stai sganciando questo GPU? Ma io col TGP e questo che arriva adesso io butto... che semplicemente inquadri e sganci senza usare sì. I mark point sì, inquadro e sganci, però guarda, questo non me l'ha proprio preso invece. No, perché mi piaceva metterne un po'. Oh no, aspetta, dove è? Eccolo qua. Se no, sai cosa devi fare? Non so se il 16 lo può fare. Usi la modalità pre-planned delle bombe, cioè gli metti tu le coordinate dove devono andare. Mi piace. Nel momento in cui aspetta. Sei solo. E lancio. E autopilot. Non ti sento. Hai visto la mimetica che mi ha fatto Valerio? No, negativo. Dopo te la faccio vedere. Roger. Ma gli obiettivi a terra sono finiti, non è tu? Negativo. Te li sei fatti tutti te. Poi e dice pure sono finiti gli obiettivi a terra. Ah, vi vedo. Io sto arrivando a bassa quota a fare un tappezzamento basso. E faccio l'ultimo passaggio e provo ad atterrare. Poi vado a sì, preparare a mangiare. No, è la vita, è la vita anche che così. Ma ce l'hai una cazzo di moglie, porca mignotta. Fa cucina la donna. No? Ecco, la seconda però cosa di cui non devi parlare quando siamo. Macello, macello. Non c'ho proprio ritegno. Abbi pazienza. Sto tirando la virata, eh? Te sto a vedere. Mi sono allontanato poi. Allontanatevi perché non sto controllando cosa state facendo, quindi occhio. Guarda come è il tiratore. Non tira. Ascolta, mai, ma quando tira. Mi dicevi, ma fai bene, Lorenzo, fai bene, io ti istigo. No, ma te sei troppo. Sì, è vero. Boeing, è vero, adesso è vero, sono vero. Boeing. E io ma sempre dietro da solo, Lorenzo. Lorenzo, guarda se c'è dai buca stasera. C'è bello come il cielo. Non dice niente, sicuro no. C'è da buca. Fa il finto tronto. Non lo so, ragazzi, non so come sera sono. Tra l'altro ho messo a posto anche la missione, eh. E 3, 2, 1, lasciate andare. La vedo che cade. Cade. Aspetta che... L'ultima bomba rilasciata. Gelo! Dove sei? Anzi, poi quando avete finito di tirare... Io non sto a tirare, però sto cercando di mantenere la formazione. Guarda. Allora guarda. Il problema è che non sta andando dove deve... No, forse ci va, dai. No, in questo gioco manca un aereo anfibio, però, eh. Niente, non c'è andato. Io sto arrivando. In codesto simulatore manca un aereo anfibio. Chi è questo sopra di me? Okay. Oh, ma sembra il treno. Sì. Attenzione, allontanarsi da me già. Lorenzo, hai sganciato le bombe? Sì, torno a casa. Lessi? Sì. Guarda, ha sganciato pure la Tenega. Tanto saluto colui che si è iscritto in questo momento. Buonasera.
Siamo dei cefaloidi Adesso. volanti. Allora, i cefaloidi. Allora, attenzione, torniamo indietro, torniamo a casa. Torniamo, Andreo. Andiamo indietro. Destra, sinistra. A sorpresa, non lo dire. Virata a sinistra, dai, stavolta sono bravo. Ok? Così taglio. Vado. Vedo tutto Guarda, guarda, passo. è ripassato il 747, è ripassato, guarda. Ascolta, non ti va bene niente però, cattiva. Niente, io so, sai quelle donne col mese. Mese rosso. Niente, ragazzi, non ce la fate stasera, va bene. Ok, va bene, basta saperlo. Oh, basta mettere il dito, si piano tutto il Tiro, braccio. tiro, Tira, tiro. tira, 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 tira. Ha tirato per finta, ha tirato, dai. Posso, Lorenzo, chiedo autorizzazione ad abbattere Zeus. Allora, sto tirando, 51 miglia e poi atterriamo. Davvero? Ragazzi, andate in casa. Simone, stanza 3. Sull'out per 093. Arriverò alla stanza rossa. 093. Le. Formazione con No, loro. anche io ho shootato un po'. Adesso cerco di trimmarlo, sto avioggetto. Ma Cerco di strano, dovrebbe trimmarlo. essere Flygrass Wire, dovrebbe essere trimmato Sì, ma automaticamente. ho. Ah, hai tolto il carico. Ma cosa, è possibile che un pod ti dia tutti questi problemi? Sì, perché Ma guarda come sono. è Guarda mica, come è, sono. è mica lo butta, eh? Non lo puoi No, mica buttare. si butta il pod. Quello Non si butta il bot. costa quanto l'aereo. Zeus occhio. Mi metto in formazione con loro un attimo, poi arrivo, seguo. Ok. Dai, segui, tanto stiamo andando all'atterrissage. Potete rallentare un po', siete Ma troppo quanto veloci. stai andando? Ah, quanto stai andando? Ma siccome Charlie Typhoon ha detto che no, però purtroppo è molto più veloce il 16, il 18, allora gli No, io faccio questa vedere. cosa non me Decollo. la ricordo. Vabbè, dai, vediamo un po' se avete ancora da fare. Con 100 Allora, miglia probabilmente ce la fate. io ho poco carburante, ragazzi. Oddio, Quindi guarda che rallenta un po'. bello, io ho bloccato. Esatto. No, che cosa figa, tipo il targeting pod, l'ho bloccato Zeus col 120, il targeting pod mi sta prendendo Zeus, tipo come 14. Quant'è la Chi è che vostra mi sta velocità? bloccando? Sono 518 in diminuzione. Vediamo se avrà ancora la voglia di fare il figo di Zeus con un 120 dietro. Non lo fare perché non c'ho l'aereo per Stai combattimento. bloccando noi, stai bloccando. Sì, ma non sto sparando. Dai, basta. Che già una volta sei passato sulla pista e mi hai mitragliato, io quella me la so segnata, eh. Ci sono. Ore 12. Ma ieri sera a me un ragazzino mi ha distrutto sulla pista, ero quello di lui. Non si fa, non si fa, non si fa, c'è la Non convenzione so di che ha. Chitomer. Ah, niente, fanno casino i miei. Segnati il nome, no? Infatti, perché quando entrano delle persone randomiche iniziano a sparare, no? Si andano a bannare. Tipo Abbiamo avuto prenderli problemi in ma passato. era su Discord, solo che non mi ricordo il suo nome. Ah, io mi ricordo che qualcuno mi ha preso mentre ero dietro a 1021 Ma Zeus che sta facendo? Va giù su, non capisco. Sta accendendo una sigaretta, ma posso accendere una sigaretta? Va bene, ma spostati, fammi mettere informazione. Negativo, mettiti di vicino al Mi gelo. sto mettendo a destra Vai a di. sinistra da gelo. La vostra speed? Sto andando a 470 nodi, Niente, ma. vicino a gelo proprio non ci vuole. No, io voglio mettermi vicino a Lorenzo. Visto che tu stai volando su e giù. Ma va Lorenzo, fai un bello sprint. Ci Aspetta che mettiamo vicino. arrivo anch'io. Devo allinearmi un po'. Vabbè, è lo stesso. Veloce Allora, comunque. ok, quanto siamo? Siamo, Vediamo un vediamo. po'. Ok, Ok, lo vedo vedo. l'aeroporto. Andiamo.
Chi è l'F18 dietro al gruppo dei tre? Io. Adam, mi collego a te. Sì. Ah, ma siete qua voi tutti? Oh, cappero, siete addosso a me. Io sono okay. A destra. Allora, scendiamo. Tutto l'estremo destra. Scendiamo. Vengo la tua destra. Aspetta, ma il col 16 col 18, perché sono a destra col 18? Sì, sì, ti vedo. Sono dietro. Allargatevi, allargatevi, ragazzi, allargatevi. Sì, sì. Allarghetevi. Allora, io faccio una... Ma che è sto col 16? Io? Cos'è? Che è successo? Questo è Zeus, con me. Okay. Vai, vai, Lorenzo. Inizia, attenzione, attenzione. Separate, separate. Speed break, speed break, allargatevi, speed break. Pattuglione? Stuka. La Stuka c'è. Resuscitata la linea, Stuka? Resuscitata la linea? Boh, vediamo. Mo ci riprovo. No, ti sento meglio. Ma perché ha preso il Voltaren? No, quella è la mail, quello che usa Babbo Natale quando le rene sono stanche che si accasciano, usa il Voltaren. Io pensavo la citrosodina. No, no, citrosodina, no. Vedi. Voltaren. No, aspetta, ridilla, perché forse l'ho persa. No, quando le rene sono stanche e si fermano, Babbo Natale per rimettere in sesto usa il Voltaren. Ah. E ho detto tutto. Ho detto tutto. Allora, ragazzi, ragazzi, io vado, mi allineo. Abbiamo chiaro, okay. No, no, vabbè, ma queste sono freddure un po' English. No, no. Tipo un uomo entra in un caffè, splash. Vabbè, no, anche in Svizzera ci sono quelle schifezze lì. Cioè, si dicono quelle cose lì. Adam, ma tu sei svizzerotto? Sì. E allora ci vuole, sì, una S davanti al tuo nome. Sì, svizzero. Sierra Alfa. Oh, no, lei. Hotel Bravo. Negativo. Vado. Gear down, Ole. Gear down, Ole. Primo l'atterraggio. Sì. Vai, vai, andate, andate. Allora, fatemi atterrare la scivolo perché io c'ho quel problema, no? C'ho quel problema di andare dritto. Che casino. Ma in casa mia. A Firenze non dicono al dritto. Zeus, siete quello in atterraggio. Roger. Chi è? Oppala, che cappero. Che cavolo. Vabbè. Tranquillo, senza volere, ho attivato delle cose non volenti. Non volanti. Vediamo se riesco a ecco. Non ti fermare poi sulla pista perché sto alzando dietro di te. Parachute. Terro a sinistra. Ok, come mi ha insegnato Stuka, non freno. Bello. E mi va tutto dove gli pare a lui. Attenzione dove vai, Lorenzo, che ci sono in ala sinistra. Ah, non devi starmi vicino, infatti, t'avevo detto. Perché no, questo aereo mi va dove gli pare a lui. Libero. No, non ti prendo. Indy Azzurro, libero la pista. Libero anch'io a destra. Occhio. A sinistra, scusa. Occhio. Ci vediamo tutti al parcheggio principale. Okay. Adesso è finito. Ma stai partendo. Sto a terra. Chi è Elman? Chi è? Non lo sei già. È un protetto. Allora, siamo arrivati al suelo. Consuelo, allora per... ok, Charlie, attento perché ti taglio. Ti ma taglio non la strada. Non sto dietro, non puoi. Io sto atterrando, Chi c'è, c'è. Chi non c'è, non c'è. Chi non c'è, non c'è, rimarrà morto. Però c'ho dei problemi per fare sta cosa io. Non mi vanno dove voglio io, non vanno dove voglio io. Devo capire perché non mi fa come voglio io. Chi c'è, non ci sarà, chi non c'è, non c'è. Grazie Mirage che ti sei fermato per far passare il mitico Zeus. Adam c'è? Adam c'è?
No, io non sono atterrato. Vado a fare il rifornimento. Riesci a guardare un attimo la mia torre? Finale. Ho fatto un atterraggio da Boeing io. Oh, come trocchi i freni dello 16, ce lascia andare alle gomme. Citrosodino. Sì. Oh, gli estranianti proprio. Lorenzo, oggi facciamo la missione, quella di 189. Allora, non lo so, se mi vedete la facciamo, se no io posso anche mettermi lassù e poi la fate intanto voi. Come volete voi, come desiderate. Insomma, ci sentiamo, ve la metto su e poi voi la volate. E io non so come sono messo stasera. In che senso? Al massimo io ve la metto su e qui ci sono degli omini. No, ma senza di te non è la stessa cosa. La vita sa di fumo e di malinconia. Quello lì, vero, volevi dire, Zeus? Sui. Eppure io ce l'ho configurato bene, eppure niente, che fa quello che gli pare. Cosa? Rio. Un po' più avanti, grazie. Un po' più su, voleva volare. Usce l'Inda lago mare. Va bene, 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 va bene. Niente, la nostra live si conclude qui. Spero che vi sia piaciuto, vi siate divertiti e ci vediamo prestissimo. Buonasera piloti. Happy landings a tutti.